Benvenuti in questa live. La seconda volta che la sigla mi si impalla, non so se è partita o meno. Benvenuti in questa live, parleremo della storia e tattica del car armato con due graditi ospiti. Alla mia sinistra abbiamo Peter Ayerborn. Salva a tutti. E invece sotto abbiamo Zach Zach. Prego, se volete, di presentare i vostri canali, i vostri studi. peter se vuoi iniziare. Allora, io non ho laurea, ho solamente un diploma in agraria e il mio principale interesse sono i carri Armati in generale, in tutte le salse. Sono eh, principalmente concentrato sul mio canale dal punto di vista pratico di utilizzo, impiego e sviluppo, solo dal punto di vista pratico dei carri Armati. Non sono uno che sta tanto lì a guardare la teoria perché credo che alla fine c'entri ben poco su come i carri armati vengono alla fine impiegati, lo si sta vedendo anche in Ucraina secondo me. Prego, esatto. vai, eh, Beh, allora no, niente, io invece ho... Buonasera Antonio, eh, no, sì, sono laureato alla Statale di Milano, laurea magistrale, con indirizzo vagamente in... Eh, più che istituzioni militari. Nonostante questo, appunto, dal punto di vista pratico, sicuramente Peter è decisamente un passo avanti rispetto a me. E niente, gestisco questo canale di storia, in gran parte storia militare, anche perché tutti i progetti non attinenti a esso mi saltano sempre. Tutto qui. Bene, eh, iniziamo questa live. Vorrei, appunto, parlare sia della storia, anche dell'evoluzione della delle tattiche e della strategia per definire questa, questo sistema d'arma. Eh, prima di tutto, ehm, questa è la slide prima, vorrei un attimo appunto, chiarire e qui chiedere anche l'intervento di Zach per capire un attimo la distinzione a livello teorico della dottrina militare fra tattica e strategia, che spesso si fa molta confusione, ma quando si parla di questi temi emerge. ero mutato. Ok. Uh, allora, no, beh, allora, Semplificando al massimo, semplificando al massimo, la tattica e la battaglia. La strategia e la guerra. Tant'è che uno potrebbe dire tranquillamente la tattica? Cioè, uno può vincere la, eh, la battaglia e poi perdere la guerra, o vincere tutte le battaglie, è un po' difficile <ride> e poi perdere la guerra. Questa è una semplificazione al massimo. Possiamo dire che la tattica è lo scontro in sé per sé sul campo. Generalmente tendenzialmente minuto, piccolo, ma può essere anche in realtà una grande battaglia. La strategia invece è più dottrinale, anche se poi va nell'effettivo, nell nel reale, e eh, fondamentalmente la strategia sono, ehm, è l'obiettivo finale, o meglio, sono i modi in cui si tende a raggiungere questo obiettivo. La strategia può essere eh, anche continuamente deve essere tenuta fissa, fondamentalmente, come una stella polare, il proprio obiettivo. E poi si tratta di realizzarlo attraverso una serie di modalità che possono essere eh, modificate o eh, mantenute tali, ovviamente, qual è la capacità? La capacità è anche, se è una buona strategia, di eh, perseguirla fino in fondo e anche di saperla adattare nei suoi aspetti più eh, operazionali. Infatti, adesso, volendo, uno potrebbe anche fare la distinzione fra la strategia e l'operazione, il, eh, il metodo operativo. Si può dire anche che c'è una, una strategia di più ampio respiro, quella finale, vincere la guerra nel nostro caso, ma si potrebbero fare un sacco di altri esempi, e una strategia più immediata, ovvero sia ottenere un obiettivo tattico, eh, perdonatemi, strategico, nell'arco di una campagna, portare a buon frutto una campagna, ottenere determinati obiettivi. La strategia però deve mirare appunto alla vittoria della guerra e può ottenere una serie di successi tattici e operativi. Eh, tenendo presente però che l'obiettivo è la sconfitta avversaria, non serve avere, eh, vincere battaglie, non serve eh, distruggere proprio uomini, volendo neanche distruggere gli uomini del nemico, occorre, distru occorre distruggere la volontà nemica di lottare. E questo si può ottenere appunto attraverso diversi modi operativi. Esempio, se io eh, eh, conquisto la capitale nemica, ho la certezza della vittoria. No, potrebbe anzi essere controintuitivo, ma potrebbe volgersi a mio svantaggio. Quindi la strategia appunto si occupa della degli obiettivi sul lungo periodo e il modo in cui ottenerli. E ehm, questo fondamentalmente, mentre la tattica si occupa di vincere sul campo, è molto più immediata, eh, sicuramente perché è poco tempo di norma, è anche molto eh, paradossalmente chi si occupa di tattica è anche più eh, veloce e immediato, nel, deve essere più veloce e più immediato. Ma è anche molto più coraggioso perché non ha tempo di pensare alle conseguenze sul lungo termine. Mentre paradossalmente, molti che si occupano di strategia sono si potrebbe dire, non, non diciamo pari, diciamo timidi perché eh, calcolatori. Sapere... Come? Calcolatori: no, 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 no eh, sì, sì, sono bravi, sono calcolatori. Ma eh, il sapere eh, avere il coraggio di fa fare determinate operazioni che non sono temerarie, ma sono sicuramente coraggiose bisogna averlo ed è difficile perché tu non, hai la, non puoi vedere nell'immediato, è raro ma può succedere, ma è più difficile che tu vedi immediatamente svolgersi le azioni so, eh, sotto di te. Ci vuole più tempo, devi capire se la strategia è giusta, devi capire quanto alcuni tuoi atti hanno conseguenze nel periodo eh, breve o di più lungo periodo. E ehm, è questo fondamentalmente, la difficoltà è anche questa, insomma, e eh, devi saperti adattare però d'altro canto devi sapere mantenere il tuo obiettivo fisso, se non lo fai la tua strategia fallisce e se la tua strategia fallisce di fatto hai perso tutto. Mentre paradossalmente se vince una, una battaglia non è detto che tu hai perso. Motivo molto banale, faccio due esempi per chiarire molto, mi sono già dimenticato una cosa che devo dire, ma vabbè, se mai mi verrà in mente dopo, facciamo due esempi molto semplici. Beh, ehm... Prendere un in una verifica. È un, un successo tattico potremmo chiamarlo così prendere eh, essere promosso alla fine dell'anno o addirittura alla fine del ciclo di studi è un successo strategico in realtà il successo strategico più totale sarebbe eh, ho imparato qualcosa dalla scuola ma quello è una cosa arrivare che... alla pensione quello, quello è il in pochissimi e quindi eh, potremmo dire così eh, un esempio appunto di, uno eh, di alcuni generali che sono considerati grandissimi generali, ma secondo me invece non dico che vanno ridimensionati, ma bisogna fare questa grande differenza fra un ottimo tattico e eh, uno invece uno stratega, e qua lancio un po' la croce addosso, cioè mi farò un sacco di nemici, per me Annibale, il tattico migliore di tutta la storia, ecco, uno dei migliori sicuramente, come stratega buono, ma non di più perché la sua strategia non è riuscita nell'obiettivo finale e non ha saputo adattarla al meglio, per quanto qua in realtà si, possono, si apre un vaso di Pandora, chiaramente, però per dire se dovessi decidere, eh, uno come Scipione o anche come la classe dirigente romana ha una strategia di lungo periodo estremamente più fruttuosa, potremmo dire così, laddove Annibale ha una certa vince-vince, ma si ritrova le armi spuntate. Mentre un altro esempio non lo cito perché eh, ce l'abbiamo eh, l'ha inserito in scaletta dopo comunque appunto semplificando al massimo tattica battaglia strategia guerra vincere la battaglia è un conto vincere la guerra è un altro va bene grazie è stato grazie. chiarissimo quindi possiamo procedere con il primo capitolo vediamo la genesi la nascita del eh, cararmato eh, in particolare parleremo Iniziamo con la, prima, la Grande Guerra Mondiale, quindi, dove finalmente è stato inventato. Questa è una mappa della, della Somme, la battaglia della Somme. Siamo nel 16, eh, nel quale è stato, se non erro, per la prima volta impiegato a livello massiccio, vedremo soprattutto quali erano eh, le tattiche. Ancora tu, Zac, se vuoi dire ancora qualcosa, oppure possiamo andare avanti, penso riguardo a questa campagna, il contesto di questa guerra, Vabbè, allora, evidentemente, prima guerra mondiale è il fronte considerato più, il principale, in parte anche così. Eh, niente, ci sono gli inglesi che si convincono. Il momento in cui gli inglesi iniziano a impegnare sempre più seriamente le proprie forze, e anche in, stessi, in quello stesso periodo si attiva la leva di massa in Inghilterra, la l'eva obbligatoria. Eh, C'è il piccolo problema: e qua, do la palla a Ironborn c'era eh, un vecchio, come si dice, un vecchio sceneggiato dove c'era anche quello che faceva mh, eh, il grande attore inglese che faceva Mr. Bean, che interpretava un capitano. Rowan Atkinson. Esatto. Eh, si chiama, la serie si chiama Blackadder Goes Port, l'episodio della prima mondiale. Che c'è quel piccolo problema, ovvero sia eh, i piani sono tutti brillanti, poi c'è quel piccolo problema, e cioè è che tutti a, appena usciti <ride> hanno dieci secondi prima di essere massacrati e dici, eh. e il problema quindi qual è nella Prima Guerra Mondiale? La, la superiorità della difensiva sull'offensiva in quel periodo, o meglio, nel periodo che noi consideriamo cardine della Prima Guerra Mondiale. Il fallimento delle manovre, perché siamo nel 16, siamo nel pieno, c'è la material slat, c'è questa illusione degli inglesi all'inizio della battaglia della Somma di poter vincere una battaglia semplicemente buttando più roba, eh, illusione sbagliata e c'è il problema di riuscire ad attraversare la terra di nessuno arrivando con dire, nella, nella trincea successiva con abbastanza gente ma non è tanto questo il punto perché meno male questo poteva anche avvenire una cosa che non si mostra mai è che la trince, le prime trincee possono anche essere conquistate ci sono però due problemi uno eh, i tedeschi avevano già delle tattiche molto intelligenti su eh, sapere sfruttare eh, non, non solo le trincee ma nell'mediato nel dell'attacco una serie di punti esterni alla trincea dove le truppe riuscivano anche a rifugiarsi molto rapidamente, e quindi magari addirittura a sparare una volta pensando, a pressare a sparare alle spalle, i tedeschi erano estremamente bravi nella difesa in profondità, e soprattutto quindi anche ottenuto a prezzi, buonasera, dei Vikings, a prezzo di sangue enorme, una trincea, due trincee, magari essere arrivati in profondità, no, ma essere avanzati, il problema era mantenere la posizione. Ricordiamo, la Prima guerra mondiale il vero dramma inizialmente l'artiglieria, che fa e che è quella che fa più casino di tutti, in secondo luogo le mitragliatrici, quindi una volta arrivati nella posizione successiva l'attaccante la, aveva eh, due scopi, mantenerla e per mantenerla occorreva potenza di fuoco e eh, esserci arrivati con meno perdite possibile. In questo ambito, qualcosa che permettesse di portare il più avanti possibile. Eh, mitragliatrici pesanti e artiglierie subendo meno perdite possibili era estremamente eh, necessario piccola cosa mh, sul fronte italiano questo problema si avvisa tantissimo nell'undicesima battaglia delle vittoria, sfondamento, si va avanti di 11 km però non si riescono a portare abbastanza in fretta avanti i cannoni e a quel punto eh, chi è andato avanti si trova di fronte un altro schermo e non va più avanti perché non ha copertura quindi uno dei modi che viene Inventato, quello inventato dagli inglesi sulla palla Peter è, il, è, è quello del carro armato. Allora, nostro... il... <ride> Grazie, Zach. Allora Gli inglesi entrano, uh, entrano alla Battaglia delle Somme con un piano: il piano è quello di avere questi veicoli. Questa è la, è la teoria dietro la pratica. Serviva un veicolo, ma questa. Allora, facciamo un po' che passo indietro. Già nel 14 si era identificata la necessità di avere un qualcosa che potesse aiutare la fanteria ad avvicinarsi alle linee nemiche prima di poter attaccarla. Eh, vennero provate tante soluzioni dall'esercito inglese, inclusa una cavalleria speciale che utilizzando dei cavalli con una corazza abbastanza ridicola, se ci pensate, eh, doveva caricare la linea nemica e poi all'ultimo buttare sui cavalli e saltare dentro le trincee. Allora, come, ben, come immagino anche voi possiate immaginare, ci sono un paio di problemi. Però l'altra parte dell'esercito inglese aveva identificato che magari potevano provare a corazzare dei veicoli al posto dei cavalli per potersi, per potersi avvicinare alle linee. Eh, la prima idea, l'idea più geniale di tutte, a quel momento lì, fu, eh, fu l'idea di prendere delle macchine che venivano fino, a, fino ad allora utilizzate per combattere le rivolte, in, in Irlanda in particolare, gli inglesi avevano questa, questo piccolo problemino con l'Irlanda all'epoca, e ce l'hanno ancora adesso, ma vabbè, eh, in cui utilizzavano queste macchine che venivano molto spesso attaccate da molotov, da bombe a mano, da fucili, e mitragliatrici, e avevano, scop avevano scoperto, erano riusciti a proteggerle in maniera da ridurre la quantità di perdite. Questa fu la prima idea, ma come, abbiamo, come ha menzionato prima Zach, c'è il problema del fango. È una macchina sul fango ci va, ma fino a un certo punto. Allora passiamo alla seconda alla cosa alla seconda cosa più logica che si possa fare. I carri armati. I carri armati all'epoca, perché armato fate conto che all'epoca se eh, uno se voi dicevate che era armato qualcuno ti rispondevano che perché all'epoca il carro armato non esisteva, stavano cercando di sviluppare qualcosa che non esiste. Quindi, tanti design come anche quello del Mark I, soprattutto il Mark I o il carro zaro russo, sono tutti veicoli che possono sembrare ridicoli a noi, ma che in realtà all'epoca erano più che sensati, visto che nessuno aveva la più pallida idea di cosa dovessero essere. Quindi Scelta più logica da fare è prendere un, un trattore che all'epoca erano famosi per andare più o meno ovunque, appunto perché aravano campi. Soprattutto dopo del, delle forti piogge, erano comunque lì a lavorare senza problemi. E montargli una struttura in maniera da proteggere l'equipaggio su interno. Il primo vero carro armato, per come lo intendiamo noi, quindi mezzo cingolato corazzato, non fu neanche inglese in realtà. Il primo concetto fu ungherese. Fu un, un ingegnere ungherese eh, Gunther Burst, se mi ricordo correttamente il nome, che sviluppò questo mezzo, mezzo era spinta, bisognava spingerlo per farlo andare. Che aveva questi tanti piccoli questi cingoli molto stretti e molto fini, che giravano attorno tutto il mezzo, e tu spingendo nascondendoti dietro, aveva una specie di scudo che ti proteggeva questa cosa non ho mai da nessuna parte perché nessuno gli credete all'epoca era ancora abbastanza popolare dalla cavalleria siamo ancora nel 1912 qua. una sorta di ariete possiamo una specie di ariete a spinta ovviamente con protezione uh -huh. anteriore questa Ma era è tipo, di base. è tipo quella che gli italiani ci sono arrivati tipo 20 anni dopo la moto mitragliatrice blindata sì però senza scenica. motore Esatto, sì, l'idea di base è quella, e non era neanche armato, era solamente una specie di scudo di metallo da portarsi avanti. Mm. Il discorso è che eh, nessuno gli credete perché appunto c'era la cavalleria che correva forte. Sai, sai come salti giù dal cavallo ti metti in copertura. La teoria è molto semplice, soprattutto per i generali dell'epoca. E gli inglesi, invece, si rendono conto che questa roba qua non è fattibile. Anche perché la cavalleria, gli inglesi la usano un sacco all'inizio della prima guerra mondiale e nel 15 è più che chiaro che la cavalleria non ha alcun tipo di ruolo nella guerra del futuro però nel 1915 c'è un passo in avanti nello sviluppo del, del primo tank eh, eh, parentesi venivano chiamati tank perché doveva essere un nome in codice per non far capire i tedeschi e ai loro nemici in generale cosa si stesse facendo e perché erano, era la marina inglese che era in carica di sviluppare questi mezzi qua quindi tank era il um, era un acronimo di serbatoio perché l'idea li, li, del nome era di chiamarli uh, water tank che non aveva alcun tipo di senso poi c'è nata l'idea di chiamarli landship per via della marina no molto creativi solo che poi alla fine ho deciso di fare un compromesso avevo chiamato una parte della marina lo chiamava landship, l'esercito però lo aveva chiamato tank anziché water tank. Che però se tu all'epoca andavi a chiedere a qualcuno che cos'era un tank, loro ti dicevano cosa, il sabbatoio dell'acqua sopra casa. Questo per rimarcare il fatto che nessuno aveva la più pallida idea di cosa fossero e cosa stessero facendo. Però il primo sviluppo importante è la nascita del Little Willy, che è, effett è effettivamente il primo carro armato sviluppato dagli inglesi. Era un veicolo che però non aveva, non aveva un gran futuro, aveva un equipaggio di tre persone, comandante, conducente e mitragliere, ma non sarebbe andata da nessuna parte, invece lo sapevano, Se vi era qualcosa che potesse attraversare una trincea. E quindi nacque il, il progetto per un veicolo con i cingoli che facevano il giro soprattutto alla sovrastruttura del carro armato, in maniera da poter attraversare qualsiasi tipo di ostacolo, e venne fuori appunto il, quello che poi verrà chiamato Mark I. Tank Mark 1 Il veicolo era fuori, era tutto tranne che perfetto. Eh, io ho fatto un paio di, già fatto un paio di live in cui ne parlavo. Essere contro un carro armato nel 1916 era terrificante perché non avevi la più pari idea di cosa ti stesse venendo incontro. Ma essere dentro un carro armato era molto peggio. Perché avevi un motore a benzina che ti sputava olio e gas per tutto il carro armato, era non isolato, quindi si moriva di caldo. Le mitragliatrici tedesche con i proiettili in, eh, col nucleo in piombo, come era tipico, come tipico anche oggi, facevano splash dentro il carro armato, Questo significa che il, pom il piombo si fondeva e entrava tra le fessure del, delle corazze. I rivetti potevano saltare e volare all'interno del carro armato. Aveva un equipaggio di 6 persone, 6-8 persone, dipende dal, dal periodo. E il veicolo è inaffidabile, diciamo che dire che è poco affidabile è veramente riduttivo, erano veicoli che all'inizio della battaglia delle Somme ne vennero portati, se non ricordo male, 420, una roba del genere, e quando si è trattato del giorno dopo, alla mattina alle 5, di fare lo sfondamento, poco meno della metà riuscirono a partire, ancora meno arrivarono a linee tedesche, ancora meno sfondarono. E la maggior parte di questi chiamati distrutti non era danneggiati, non era... Per colpi del nemico ma era perché si rompevano perché gli equipaggi venivano avvelenati dal motore perché non si riusciva più a combattere per vari tipi di problemi che si erano sviluppati all'interno quindi le queste macchine qua sebbene rivoluzionarie, vennero schierate e tra l'altro prima volta che avevano utilizzato il sfondamento della linea tutto perfetto il giorno dopo i tedeschi si riprendono la linea come se niente fosse successo lezione imparata i carri armati non possono andare avanti da soli però come vai avanti Com'è che vai ad accompagnare la fanteria avanti con questi veicoli qua? E la battaglia delle Somme ci metterà un po' a far capire ai, 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 scusate, al, agli inglesi come utilizzarle, però per il momento in cui gli inglesi imparano il corretto utilizzo, quindi eh, mandi avanti i carri armati e la fanteria li segue dietro, eh, i tedeschi avranno già sviluppato 5 o 6 maniere diverse per farteli saltare in aria, tra l'artiglieria campale di basso calibro in prima linea. Il, il fucile anticarro che viene chiamato Tank Gewehr, che ne ha parlato tanto Vlad, che viene sviluppato in quattro mesi per contrastarli, che da davanti non era un tanto efficace ma dal fianco poteva bucarlo tranquillamente, Al creare delle vere e proprie trincee anticarro dove il caromato entrava e si infognava, uh, al, al semplicemente farli avvicinare in una falsa trincea e poi tirargli bombe a mano sul retro, L'altra roba molto comune era far allagare in, in tutta la terra di nessuno in maniera che i, veicoli, i carri armati non potessero proprio attraversarla. C'erano tante maniere per fermare un carro armato. E quindi agli inglesi a un certo punto si domandarono anche se, non, cioè, se questa fosse proprio una buona idea, cioè, se fosse veramente la strada giusta. E mi fermo qua perché, per quanto riguarda la battaglia delle zombie, questo è quello che. E questo con cosa rimasero gli inglesi alla fine della battaglia, ma ne vale veramente la pena? un trattore blindato che deve passare ma che di fatto ovviamente dall'altra parte si sono attrezzati sì, quindi passiamo il paradosso che è stato pensato per passare il fango ma il suo peso stesso no, se c'è il fango lo fa affondare cioè, quindi anche cioè... lì la difficoltà di bilanciare i vari elementi di un'arma nuova di ZEC che poi l'altra cosa è che è vero sì è un veicolo che è fatto per combattere il fango ma Qui, torniamo allo stesso discorso che facevo sul Tiger insieme a Mike e eh, eh, su T34. Ragazzi quando il fango supera una certa profondità, una certa densità, fango è fango, non importa che veicolo ci passa sopra, ti pianti e rimani lì. poco da fare, no, sì, quello, funzionava quello meglio, funzionava meglio di altri veicoli nell'attraversare il fango, il Mark 1, certamente, ma quando trovi una pozza di fango profonda 3 metri, rimani lì. Sì, no, tipo anche appunto le, Intanto, le immagini quelle che fanno vedere la Russia nella seconda guerra mondiale, dopo ci arriveremo, quando sulla eh, strada eh, i soldati hanno il fango al petto e te dici, ma ah, cioè, di cosa cavolo vuoi fare? Oltre al fatto che, eh, e questo invece un sacco di gente, non so perché non se ne è mai resa conto, ma anche solo camminare proprio fisicamente con le proprie gambe nel fango è un inferno assurdo, eh? Fare 500 metri in un fango, neanche parecchio incisivo, ma pesante è una cosa pesantissima che ti distrugge il fisico in pochissimo tempo, specie Se poi aerotino. Non posta. mi ricordo che zona è, magari Tazaco me lo sai ricordare. Ma c'è stata durante un periodo della battaglia delle zombie in cui in una foresta c'è stato proprio un'alluvione, un C'erano gli inglesi e i tedeschi che avevano il fango al collo, praticamente dentro le trincee eh, beh, non so dov'è, ma credo che sia abbastanza probabile anche perché del resto la somma attraversa mesi e il finale è in pieno autunno e gli piove d'autunno. Se poi tu sei già in una trincea scavata nella terra, è eh, eh, un po' ti tocca mettiamola così. Vabbè, scusate. Da... No, no, Se posso ringrazio. fare invece una piccola nota, l'unico veicolo che non aveva mai problemi, ironicamente, è, il, è, è quello che fece nascere il carro armato. Gli unici due veicoli, a dire il vero, che non ebbero mai problemi con il fango durante quelle battaglie lì erano i trattori dell'artiglieria, perché erano dei trattori senza tutta la sovrastruttura esterna, e i treni di prima linea. Era molto comune, infatti, all'epoca avere delle piccole ferrovie a scartamento abbastanza ridotto. In cui ci facevi passare dei treni che erano più piccolini, erano fatti apposta per fare curve strette attraverso i vari ostacoli. E quelli non ebbero mai veramente dei problemi, anche perché, le come costruisce una ferrovia, fa in modo che non si possa infangare alla gara di fango. È lo stesso motivo per cui la Russia ha così, tanta, ha così tanti chilometri di ferrovie, sebbene non ci sia assolutamente niente per metà del paese. Bene, eh, siamo nel 16, facciamo un passo in avanti nel 18, parliamo dell'offensiva dei 100 giorni e vediamo un, quello che parlando per questa chiacchierata abbiamo così cognato l'uso effettivo, l'uso moderno del armato e come ci ricorda il nostro amico Art Sigismondo parleremo appunto delle Renault effettive. Ma prima, like, se vuoi darci qualche coordinata storica, bre, breve, di questa... No, per farla molto breve, l'offensiva dei 100 giorni, o meglio, quella che si chiama così in realtà è una serie di offensive, di operazioni, eh, a, a, diciamo a, a lungo periodo e soprattutto a, a tutto campo, potremmo dire così, eh, si colloca alla fine della prima guerra mondiale. E eh, il colpo... Potremmo dire il colpo finale degli alleati alla Germania non è il colpo finale, ma, perché la Germania non subisce il colpo finale della prima guerra mondiale. Ma dopo che la Germania, con l'ultima offensiva di primavera, era di nuovo arrivata estremamente vicino a Parigi, pur sapendo, nella disperazione, ovviamente, perché eh, con l'ingresso in guerra degli Stati Uniti la Germania è già ridotta alla fame dal blocco navale, perché poi la, la prima guerra mondiale viene vinta fondamentalmente dal, dal blocco navale delle potenze dell'intesa. Che affamano totalmente la, uh, gli imperi centrali, noi possiamo non conto... di fatto, dire una vittoria strategica, sì, esattamente una vittoria strategica, c'è da chiedersi anche perché continuavano a buttare gente nel frattempo, a farsi massacrare alle volte, perché anche se ovviamente le cose sono diverse. Uh, noi non ci rendiamo conto, ma quando si dice la uh, la fame vuol dire che eh, già al fronte i soldati mangiavano male e eh, in città la gente moriva di fame, cioè eh, morti a Vienna e a Berlino, ma soprattutto a Vienna, si hanno parecchi casi di eh, specialmente bambini morti per fame o che subivano il tema de della fame, però ovviamente erano diffusissimi. Eh, eh, appunto, dopo il fallimento delle offens dell ultime offensive tedesche, è, è il momento, tra virgolette, della controffensive. Alleati che durano circa tre mesi, tre mesi in cui si sperimentano, si mettono a frutto tutto quello che si era imparato, anche in parte dai tedeschi. I tedeschi non avevano trovato, avevano... Ecco, sicuramente possiamo dire questo. Nella Prima guerra mondiale eh, i tedeschi brillano per tattica, non brillano in gran parte per strategia, nonostante ottengano dei successi. Cioè, Grossi anche a livello strategico, però non c'è quasi una direzione dietro, sono quasi portati dai loro successi anche nel campo strategico. Eh, esempio: eh, il fatto di aver modificato il piano Schlieffen per mandare anche dei rinforzi in Prussia, il che vuol dire però non aver preso Parigi e, e così via. Comunque, eh, gli, eh, gli inglesi, gli, o meglio, gli anglo-francesi, americani, canadesi e chi più ne ha più ne metta. E anche gli italiani, e eh, i cechi, perché su quel, sul fronte francese alla fine vengono, eh, vengono a combattere tutti, anche le truppe coloniali de, dell'estremo oriente, operano una serie di offensive che scardinano eh, la, eh, le difese germaniche in profondità, ottenendo un avanzamento, quale non si vedeva eh, da parte alleata, da parte tedesca sì, ma da parte alleata no, dall'inizio della prima guerra mondiale, anzi, non si era mai visto di fatto dalla parte alleata. È una serie quindi di offensive che eh, libera buona parte della Francia occupata e parzialmente del Belgio occupato. È una serie di offensive che dà un colpo di grazia, tra virgolette, morale, o meglio, accelera il colpo di grazia morale alla, al, fondamentalmente all'impero tedesco che st già stava messo male di suo. Eh, non ottengono poi queste, eh, sul campo la vittoria definitiva. L'offensiva dei 100 giorni è un indubbio grande successo, ma non è la vittoria definitiva perché la Germania ehm, è battuta sul campo, si sa già che l'esito è scontato della vittoria, ma di fatto ehm, si arrende a causa, uno, del, del, delle, delle rivolte interne, ma soprattutto per il fatto che si trova da sola. A quel punto, una cosa che non si viene mai valutata, tutti gli, gli strateghi militari, mh, delle, sia degli imperi centrali, sia della come si chiama, dell'intesa, dell chiamiamola così, credevano che la guerra dovesse andare avanti ancora nel 1919, poi eh, prima l'impero turco, poi la Bulgaria, poi soprattutto l'Austria cede, perché, perché di fatto gli italiani, ah, Vittorio Veneto non è una grande vittoria sul piano tattico, possiamo dirla così, ma sul piano strategico è enorme per questo, eh, gli italiani con un piccolo, ma possiamo dire importante aiuto degli inglesi sfondano, le linee austro-ungariche, ehm, l'impero austriaco è costretto a, a cedere, e nel, nelle trattative di pace nell'armistizio di Villa Giusti, uno dei punti fondamentali è che la, eh, gli austriaci, oltre vabbè, tutto, cedono tutto quello che potevano, ma si, ehm, si obbligano a concedere il libero passaggio all'esercito italiano contro la Germania. Era una cosa su cui gli austriaci inizialmente non volevano porre la prima, ovviamente e fin, dal 1900, eh, fin dagli ultimi dai, come si dice, dei primi giorni di novembre quindi ci sono già dei riscontri al Brennero fra eh, le truppe italiane e le truppe germaniche. Nel momento in cui gli italiani per quanto non fossero dei geni della tattica portano due eh, milioni di uomini più, almeno un altro mezzo milione di uomini che sarebbe arrivato dagli alleati eh, nel sud contro la Viera, i tedeschi non hanno più niente da... O meglio, non è che non hanno più niente, non hanno forze minimamente sufficienti per bloccare un altro fronte e quindi a questo punto di vista l'offensiva dei 100 giorni in questo accelera ulteriormente la, il collasso e a quel punto la Germania si arrende. Quello che è importante però per il nostro e che però adesso ci spiegherà Titerrain, è che appunto gli inglesi, metto, gli inglesi, appunto, tantissimi francesi hanno imparato le lezioni, le mettono in pratica e si può assistere esatto già a una non un, diciamo qualcosa Diciamo qualcosa che inizia ad assomigliare molto a quello che si vedrà nella seconda guerra mondiale. Scusate se sono stato provviso. Prego, Peter. Ah, grazie, allora, è, stato è stato chiarissimo. Allora, eh, durante. Torniamo indietro un attimo alla battaglia delle solo per un secondo, perché durante, tutto quel, durante tutta quella battaglia e quelle battaglie, eh, francesi, americani, inglesi, gli inglesi stessi ovviamente, eh, i tedeschi anche, da un certo punto di vista. Eh, noi italiani, i russi, gli osservatori russi hanno tutti quanti preso nota di questo avanzamento non tanto tecnologico ma in quanto eh, militare e si rendono conto che c'è anche un'altra maniera con cui, in cui si possiamo provare ad approcciare il problema del supporto corazzato allora i francesi, la Renault in particolare si mette, un, un ingegnere della Renault si mette al lavoro si mette a disegnare mezzi Uh, mezzi cingolati, corazzati. Uno di questi mezzi, perché prima del Renault FT ce ne saranno altri, uh, adesso mi sfugge il nome di alcuni di essi, Uno, due di questi che tra l'altro finiranno anche utilizzati a Vittorio Veneto da noi altri. Uh, però un, il mezzo che fece veramente sorridere, diciamo così, fece veramente sorridere l'esercito francese fu il Renault FT, il modello FT17. Eh, il Renault FT è un veicolo che a guardarlo non sembra un granché soprattutto se paragonato agli altri mezzi che fecero i francesi all'epoca tra cui il Saint-Chamond e l'altro eh, Renault di cui non mi ricordo il nome che venne utilizzato anche in Italia ma non, ripeto, non sembrano un granché perché sono piccolini, non sono troppo corazzati, sono molto veloci Bravo, lo Snyder, chiedo scusa, non era del... Non era Renault, erano Snyder. Erano... Erano relativamente veloci però se paragonati ai Kai Armati, al resto di... Ecco, bravo, lo, lo, bravo Art, Snyder, CIA e CD. Um, ripeto, i Renault FT erano relativamente veloci per, per, se paragonati agli altri K Armati. Non erano pesantemente... Non erano neanche pesantemente armati e avevano la tendenza, soprattutto all'inizio, uh, in questa versione qua, che aveva i cingoli leggermente più stretti delle versioni seguenti, a impaltanarsi, che era uno spettacolo. Infatti, come disse Arthur in qualche momento fa, li definirono un bel giocattolino, perché tendeva, sapevano che sarebbero impaltanati, ed è quello che succederà. Però, i francesi hanno osservato molto di più l'utilizzo di questi mezzi, più che i mezzi in sé. Appunto perché avevano la loro idea di come dovevano essere. E cosa osservarono? Osservarono che il grande problema è che c'era un momento della battaglia, se la battaglia cominciava ad andare male, i carri Armati inglesi eh, si ritrovavano dietro o in prossimità della linea nemica senza alcun tipo di copertura. E quindi i tedeschi cosa facevano? Appena vedevano che la fanteria, la fanteria inglese si ritirava, saltavano fuori dalle trincee e saltavano i carri Armati, che non era una cosa difficile da fare, visto che a malapena vedevi fuori, figurati, dipendenti da, da distanza ravvicinata. Allora, Francesco si è reso conto che se noi vogliamo riuscire a utilizzare questi mezzi, devono riuscire a sfondare la linea prima che i tedeschi abbiano la possibilità di aggirarli. Perché un veicolo come il Renault FT o come lo Snyder CA, che avevano anche lui una buona velocità, come parlavamo prima del fango, no? camminare nel fango per un essere umano è difficile, soprattutto se il fango è profondo. Questi veicoli qua sebbene eh, appunto si impaltassero pure loro non avevano lo stesso problema dei Mark 1. erano veicoli decisamente più leggeri quindi sfruttando velocità sfruttando tecniche di guida che venivano insegnate ai conducenti l'osservazione um, del terreno e decidere attentamente in quali punti mandarli prima della battaglia eh, si riusciva a, um, a organizzare operazioni in cui questi veicoli andavano Assieme alla fanteria ad attaccare, poi la fanteria si occupava di prendere le trincee e i Renault FT andavano dietro le trincee eh, tedesche a sfondare a distruggere tutto quello che trovavano. E utilizzati in questa maniera qua, quindi come possiamo dire utilizzati come la vecchia cavalleria, risultarono parecchio problematici, soprattutto nelle fasi iniziali in cui non si sapeva ancora come contrastarli. Che poi il design del Renault FT, tra l'altro. Uh, fu il primo È considerabile uh, il primo carro armato moderno da, per, per, via di due, per, per via di due caratteristiche particolari. Una, su, una, singolo, una tra l'altro, era l'unico carro della guerra ad avercela. E questa caratteristica era la torretta rotabile di 360 Questo fu il primo carro della storia ad avere questa caratteristica. La seconda caratteristica, che aveva anche il, il, lo Schneider CA, era il fatto che il motore e l'equipaggio erano in due posti diversi. Tutti gli altri carri, prima di loro, avevano motore d'equipaggio sullo stesso posto. Guardate il, il Mark IV, il Mark 1, il Mark 2, e via così. Quindi, questa combinazione di caratteristiche fece sì che se questo veicolo aveva dei problemi meccanici, e il motore, per qualsiasi motivo, a benzina, ricordiamolo, prendeva fuoco, c'era più possibilità di scappare. Infatti, uno dei grandi problemi dei, dei carri armati dell'epoca era il fatto che il motore aveva la tendenza di prendere fuoco per il surriscaldamento. La seconda cosa è che, avendo un motore dietro, non hai neanche il problema dei gas di scarico che rientrano nel vano equipaggio, quindi non hai, non hanno, i francesi non hanno mai avuto problemi di intossicazione di monossido di carbonio sui Renault FT perché, appunto, e sugli Steiner CA perché avevano il motore separato dall'equipaggio. Infine, il fatto che questi veicoli potessero essere armati con qualsiasi cosa che entrasse nella torretta fece sì che per l'officiale la, 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 di 100 giorni. Um, ci fossero già diverse versioni di Renault FT c'era il Renault FT con la mitragliatrice Hodgkins c'era il Renault FT in mano americana che montava le Lewis c'era il Renault FT con un cannoncino da 37 c'era un Renault FT con il cannonobice da 45 c'erano tutta una serie di, di modifiche fatte a vostra tra l'altro c'era anche la versione comando del Renault FT in cui sacrificavano la torretta per un'intera postazione radio, un'antenna che fa quasi ridere a vedere quanto alta era. Erano infatti sì, dimostra essere un veicolo estremamente versatile e soprattutto adatto al ruolo. Secondo me, ironicamente, fu il primo carro armato ad essere utilizzato come vedremo poi nella Seconda Guerra Mondiale, come vedranno poi i tedeschi utilizzando nella Seconda Guerra Mondiale. Cioè sbarramento d'artiglieria, e qui scusate se faccio questa specie di introduzione al prossimo argomento, se cioè non è un problema, si vede il, i, i, i francesi che bombardano le linee nemiche con l'artiglieria fino all'ultimo secondo e poi compaiono i Renault FT seguiti dalla fanteria che gli stava praticamente addosso. Insieme ai Renault FT ovviamente c'erano i, i Renault col set di radio che chiamavano ulteriore artiglieria se necessario e quindi per tutta la durata dell'offensiva i francesi potevano avere la certezza di avere artiglieria curata per quanto, per quanto fosse possibile, avere artiglieria curata all'epoca, fino al momento di sfondare la linea. A quel punto dicevi che stavamo sfondando e finiva lì. L'artiglieria smetteva di sparare. Ecco, questo mm. è il round FT. Bene, vi ringrazio entrambi. Allora, possiamo. Andare avanti, appunto, abbiamo visto questa prima guerra mondiale all'inizio, abbiamo visto questo grande trattore blindato, il suo compito è terra di nessuno, supporta la fanteria contro le reticolate, abbiamo visto che era una FTT, un primo mezzo, eh, anche un sistema d'arma complesso. E adesso arriviamo alla seconda guerra mondiale, che un po' questa live l'ho anche immaginata, pensata per a questa... Domanda, cioè, ah, effettivamente. Scusami, vorrei dire un'ultima cosa sulla guerra mondiale. E, e perché sembra che gli inglesi dopo non fecero assolutamente niente. Durante quella battaglia lì, la, la, di la battaglia giorni. di 100 giorni eh, gli inglesi introdussero delle modifiche nei loro carri armati. In particolare aggiunsero una protezione termica sul motore, delle migliori sal... De, delle, delle saldature interne sulla parte frontale del mezzo. Cominciarono a comparire i carri armati di sole mitragliatrici, i carri ermafroditi cominciarono a comparire anche i, i, i carri comando basati sempre sul Mark 1 e dopo l'altra cosa è che i, i, gli anche inglesi i bar, no? scusa Cari... i whippet, che anche gli in inglesi il un leggero e i carri wipet nascono proprio con l'obiettivo di sconfiggere quello che più bloccava i, i, i Mark 4 ovvero il fatto che potessero che erano estremamente lenti e facili da fermare il wipet alla sua stratosferica velocità di 17 km/h è il carro più veloce di tutta la prima guerra mondiale e 17 km/h sul fango è un qualcosa che diciamo, rivedremo solamente nella seconda guerra mondiale e il Whippet è veramente quel veicolo che se incorporato durante un attacco assieme ai Mark I eh, o i Mark IV più avanti durante la guerra alla fine avremo i Mark IV che sfondano la linea e i Wipped che vanno dietro a fare tutto il disastro che riescono a fare. Ecco, questa era la nota che volevo. Fare. Grazie. Tornando adesso alla seconda guerra mondiale, la domanda che mi sono fatto preparando questa live, ma effettivamente possiamo dire che il car armato è l'arma della seconda guerra mondiale, l'arma simbolo è stato, il car armato è stato ideato nella prima, però nella seconda, almeno c'è questo mito comune, appunto che il car armato sia l'arma eh, effettiva che ha portato bene o male alla alla vittoria quindi affronteremo con queste tre battaglie e cercheremo di rispondere. Qui brevemente iniziamo subito con l'inizio che come anche ricordato Barrabellum nei suoi vari video si vede esattamente come eh, la Germania che ha perso eh, abbraccia queste nuove tattiche, fa completamente da zero la Germania che durante la prima guerra mondiale aveva pochi mezzi eh, di carri armati. Bene, ha saputo abbracciare, è stata anche la Blitzkrieg. Eh, la tattica appunto di incunearsi e vincere a livello tattico veloce usando le forze corazzate. Questa è stata, vediamo un attimo, se effettivamente è stata, grazie a Carl'Armato, il suo grande successo, il grande successo della Germania. Zach, se vuoi so, introdurre qualcosa riguardo alla campagna di Polonia, sì, sì, eh, la campagna di Polonia è molto semplice, di per sé, <ride> cioè Dio semplice per noi che la valutiamo perché ci si è scannato un po'. Eh, no, io direi che. Più che il carro armato, il vero uh, simbolo, è qualcosa all'interno del carro armato nella seconda guerra mondiale è il motore. È il motore che è la vera rivoluzione. C'è cioè, cioè già nella prima guerra mondiale. D'altro canto, non dobbiamo illuderci che nella seconda i tedeschi avessero truppe interamente motorizzate, anzi, però utilizzavano le loro forze collacciate, accompagnate dalla fanteria motorizzata, in massa nei punti dove volevano. Poi l'hanno imparato tutti, ovviamente, questa cosa. I tedeschi hanno imparato, come hai detto tu, le nuove tattiche. I tedeschi hanno eh, fuso le due cose, perché se nella prima guerra mondiale loro, appunto, di me i carri armati, non, cioè preda bellica in pratica, <ride> tutti i loro carri armati erano preda bellica, a parte una decina di A7V, però avevano eh, sviluppato eccezionalmente le eh, tattiche di infiltrazione della fanteria. E le loro ultime offensive si basavano su questo. Tattiche di infiltrazione che in realtà, appunto, arrivavano quasi a livello operativo strategico, perché voleva dire andare avanti per eh, decine di chilometri, a volte centinaia. Basta pensare appunto a Caporetto, le offensive di Primavera, la battaglia di Riga. Um, e loro. Anche se posso interromperti, sì. pensiamo a Rommel, che era un ufficiale di fanteria che sarà. Esattamente, loro riescono a unire queste due cose. Qual è il problema grande di un avanzato di fanteria, anche di una tattica di infiltrazione? È che un uomo eh, tende a stancarsi dopo che si è fatto qualche di centinaio di chilometri a piedi e ha combattuto nel mezzo. Generalmente non ha tutta questa forza. Se mischiando queste due cose e integrando ottimamente sistemi d'arma della guerra precedente, che poi sono appunto per il motore si intende anche il carro armato, l'aereo. Eh, l'artiglieria eh, se non si muovente sicuramente meccanizzata e eh, appunto la fanteria motorizzata si crea una nuova eh, hai un sacco di nuove possibilità è il motore slegato anche dalla, eh, dalle, dalle reti ferroviarie e il carro armato il grande vantaggio quasi di essere in, il carro armato in sé di essere quasi, quasi slegato dalle reti stradali perché non è esattamente così ma vabbè, dopo ci lo spiegherà bene Peter la seconda guerra mondiale inizia per la Germania in una situazione quasi simile a quella della prima, perché, anzi quasi peggiore, perché ehm, si trova di nuovo con una guerra su due fronti, in pratica, all'inizio, con, eh, con un esercito comunque più debole rispetto a molto più innovativo, perché eh, appunto non ha, non ha sperimentato tantissimo già nel periodo della Repubblica di Weimar, poi ancora di più dopo, ma ehm, chiuso, tra due avversari, eh, due avversari che i francesi, l'obiettivo francese in gran parte qual era? Aspettare di vincere come nella prima guerra mondiale, ovvero sia anche manovre eccetera, ma l'obiettivo è bloccare i mari, e quello ci pensiamo con gli inglesi, e poi aspettare, perché la potenza industriale inglese e francese combinata era superiore a quella tedesca, quella tedesca che era già tra l'altro, era già parecchio lanciata, quindi... Francesi e inglesi inizialmente prevedevano semplicemente di aspettare che la loro superiorità diventasse, eh, potremmo chiamarla superiorità logistica, diventasse totale. In tutto ciò, cioè, i polacchi si sono trovati ad affrontare i tedeschi da soli. Lo schieramento che hanno scelto, come possiamo dire, da questa cartina, forse non era il più eh, militarmente. Affidabile, concreto, però d'altro canto politicamente. Anche erano... perché se posso, il vero, cioè, i polacchi pensavano che i tedeschi fossero grandi amici, il vero nemico era l'Unione Sovietica. Sì. Beh, realtà... Oddio, questa cosa che i polacchi pensassero che i tedeschi fossero amici, non credo perché, comunque, i polacchi. Sì, amici tra nazionalisti, voglio dire. Eh, è... sì, e pa... mm, sì, anche lì bisogna considerare che i polacchi erano <ride> stati sottomessi anche ai tedeschi certo. per, per parecchio tempo. Sicuramente preferivano i tedeschi ai. Eh ai russi, ecco la grande tragedia della seconda guerra mondiale che è iniziata per difendere la Polonia dai tedeschi è definita con la Polonia da te russi. Cioè, peggio di così i polacchi non potevano andare da quel punto di vista perché alla fine si sono beccati tutti e due a loro peggio. Ehm, e niente, comu comunque la Blitzkrieg, che poi tra l'altro non è il nome corretto della, <ride> di questo modo di operare, eh, eh, vai, inizia in Polonia. Esatto, no no, ripetilo Peter perché è quello giusto... <ride> Eh, il mio tedesco fa cagare. Ma perché il mio? Io non ho imparato il tedesco. Eh, io ho studiato tedesco alle medie, ma ancora non mi ricordo solamente come ti chiami. Vabbè, ah, c'è qualcosa. E, come si dice, questa integrazione d'arma, portata poi anche a una buona, una buona definizione di obiettivi operativi, porta i primi grandi successi. Grandi successi che però anche in Polonia non sono privi di difetti in realtà, eh? non è che le... sia andato tutto lì su come l'olio, certo il trionfo ha oscurato gli aspetti negativi, se Peter vuoi spiegare un più, eh, in più in dettaglio. Allora, questa foto secondo me non rappresenta bene cosa è successo, perché il problema di attraversare, allora questa foto, se non ricordo male, è la foto di un addestramento neanche la foto della campagna, però eh, il, il problema è che la prima ondata di carri tedeschi, di, fan, di carri fanterie tedesche che arrivò in Polonia era fatta velocemente la Panzer 1 e Panzer 2. Che come raggiunsero la linea polacca, vennero macellati e rottamati rispettivamente. I polacchi tirarono fuori addirittura i loro treni corazzati, che erano tra i migliori in Europa e quando si fecero vedere i tedeschi si ritrovarono con le barre calate perché non avevano alcuna idea che i, i polacchi potessero tirare tutta questa potenza di fuoco così in fretta in risposta all'attacco ma in verità se l'aspettavano i polacchi avevano pochi cai armati eh, la maggior parte del loro equipaggiamento erano cannoni cannoni trainati spesso da cavalli e, e appunto treni corazzati o treni d'artiglieria come noi italiani nella prima guerra mondiale noi in prima guerra mondiale eravamo, avevamo dei treni interamente di cannoni che gli austriaci e i tedeschi odiavano perché li muovavamo di continuo e sparavamo da 50 posti diverse però volevo fare una live riguardo più avanti, scusate eh, però i polacchi avevano adottato una strategia simile avevi questi treni corazzati che per distruggere, dovevi sparargli contro con dei cannoni anticarro o far saltare in aria i binari che sparavano, si nascondevano poi cambiavano binari o in binari fatti apposta per loro, ai limiti delle foreste. Saltavano fuori un'altra volta, sparavano e si nascondevano. E la prima ondata tedesca venne completamente vaporizzata. La seconda ondata tedesca, arrivò fino a un certo punto all'interno della linea, delle linee polacche e vennero fermati un'altra volta. I tedeschi si resero conto di che c'erano un paio di problemi a come intendevano l'utilizzo dei carri armati. La loro. La loro tattica di utilizzo dei mezzi andava bene da un punto di vista puramente teorico. Il, il, questa idea di mandare avanti eh, i armati con la fanteria che li segue come facevano i francesi nella prima guerra mondiale e utilizzare l'artiglieria con fuoco di precisione, supporto aereo, eccetera, per indebolire il nemico. Ma cosa succedeva se il nemico non veniva indebolito dall'artiglieria dagli aerei? E succedeva che perdevi mezzi e ne perdevi anche tanti. Il, um, il, vero, il vero la, la, la vera rivoluzione, qua dal punto di vista uh, dei carri armati, è il fatto che tutti quanti si resero conto che tutte quelle teorie per cui il carro piccolo e leggero sarebbe stato la spia nel fianco del carro grosso e corazzato cominciano a vacillare. Nel senso che mentre i, mentre i piccoli panzer 1 e panzer 2 venivano spazzati via, dove i panzer 3 e i panzer 4 attaccando. Insieme spesso supportati da Stug, eh, dove attaccavano loro si sfondava tranquillamente, perché i cannoni, eh, i, i cannoni polacchi molto spesso non erano in grado di sconfiggere le corazze dei Panzer III e dei Panzer IV. Ricordiamo che all'epoca il Panzer IV era il carro di supporto alla fanteria con un obice da 75 mm, mentre il Panzer III era il carro anticarro con un cannone da 50 mm. Il, invece lo StuG era il veicolo di supporto che poteva fare entrambe le cose sia le granate perforanti che le granate esplosive tra l'altro il cannone dello StuG è lo stesso del Panzer IV inizialmente eh, ci fu una piccola variazione di impiego dei mezzi il Panzer 1 e 2 smisero di essere i carri da sfondamento e diven divennero i carri da su di supporto cioè che dove non c'era necessità di sfondare questi veicoli sarebbero stati presenti come eh, guardia dei fianchi dell'unità di sfondamento, mezzi da ricognizione, mezzi da supporto, non sarebbero più stati il, la massa centrale di sfondamento. I polacchi invece, eh, non avendo tanti veicoli, avendo principalmente tanket armati di sole mitragliatrici, dovettero essere un po' più creativi nell'utilizzo. Questo qua è il P7T, se non ricordo male è un veicolo basato su il eh, cos'era sull'universal uh, scafo di un carro inglese che però questo qua a sua volta è basato sullo carrier, scafo eh? sul Brain Carrier no, no il Brain Carrier è, è, è basato sull'universal carrier che è un eh. altro veicolo no. okay. allora. ma non è la stessa cosa è il, il Vickers Mark, eh, è, uh, no. Mark qualcosa eh, però Ogni paese che compone questi scafi qua, inclusi noi italiani, c'è da sottolineare, facevano la propria versione. E I polacchi fecero questo qua, il, 7, il 7TP. Il 7TP eh, aveva un cannone che poteva essere una, una, una bella spina nel fianco per persino il Panzer 4 e il Panzer III, perché era un, se lo ricordo male era un 45 mm che ha... Un'alta velocità ad alta velocità con i preti perforanti poteva tranquillamente sconfiggere un panzer 4 o un panzer 3 a distanza di ingaggio quindi 600 700 metri che era la distanza di ingaggio media però, però non ne avevano tanti se non ricordo male ne avevano una trentina di questi veicoli qua però avevano un centinaio e appena, di... eh, sì, appena introdotto si appena introdotto un mese quindi... prima Avevano invece i TKS, che erano delle tanchette più piccole e leggere, molto piccole, che sembrano tanto gli L3, e anche quello lì era per la logica dei carri armati, tanti carri leggeri che fossero una spina nel fianco per il nemico, ehm, che però allo stesso tempo la maggior, la maggior parte di loro erano armati di mitragliatrice, il resto erano armati di fucile anticarro Solo Turn S18000. Che è un, è un fucile anticarro che è proprio sulla linea di confine tra un fucile anticarro e un cannone anticarro, per quanto grosso e potente è quel cannone. Fatto sta che questi tanket qua riuscirono in diversi casi a rivelarsi più, effi più efficaci dei Chermati tedeschi, ma questo non è perché i tedeschi stessero sbagliando qualcosa nell'impiego, ma è perché. Ehm, nel mondo dei carri armati molto spesso si tende a considerare protezione, mobilità e potenza di fuoco come le uniche tre cose che importano eh, nello sviluppo di un carro armato. In realtà se quello che evidenzia la seconda guerra mondiale, che è quello che veramente è importante da tenere a mente, è che i veicoli più efficaci della guerra non furono mai i più corazzati, quelli col cannone più grosso o quelli con la più alta velocità, ma furono quelli che riuscivano a trovare un bilanciamento tra queste tre caratteristiche e ovviamente la sopravvivenza dell'equipaggio, il comfort interno, insomma i veicoli che avevano tutti i cosiddetti fattori soft nel posto giusto, più che corazza, cannone e protezione, corazza, motore e protezione. Quindi, veicoli come il 7TP, veicoli come il Panzer 4 e il Panzer 3, erano tutti veicoli che da un certo punto di vista funzionavano molto meglio di quello che vedremo, vedremo dopo prodotti dai tedeschi e dai russi. Questo perché se, questa è una, è, è una teoria che va avanti da un sacco di tempo, ma che hanno cominciato a formulare proprio durante gli anni 30, i tedeschi stessi tra l'altro, eh, che è divertente, è divertente secondo me, questa cosa qua. I tedeschi negli anni 30, nel 37, mentre sviluppavano il Panzer 4, e il Panzer 3, misero una grandissima enfasi sul comfort dell'equipaggio, anche durante lo sviluppo del Tiger più avanti, una delle più grandi punti di. Uno dei più grandi punti di importanza dello sviluppo del carro armato era proprio che l'equipaggio doveva avere spazio per muoversi all'interno del mezzo. Veicoli che non ce l'avevano tendevano a funzionare relativamente male, quindi, il, il, il grande vantaggio di questi veicoli polacchi non era tanto che fossero tanti, che fossero corazzati, che fossero con buon cannone, ma è che gli equipaggi al loro interno avessero la capacità di utilizzarli al loro meglio. E in particolare, i, le, le tankette eh, avevano la, la possibilità di operare in maniera assolutamente autonoma, in gruppi di due o tre ciascuno, ecco, questo era, era il mio piccolo ranto quotidiano. Grazie. Ma sì, allora, se posso, perché vinsero i tedeschi la campagna? Vabbè, perché quando... Sì, C'è allora, il, 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 allora, da, da dire che all'inizio... Eh, Zach può confermarmi questa cosa qua. C'è da dire che i polacchi, quando si arriva intorno alla capitale, diciamo che i tedeschi cominciano a rendersi conto che forse da soli non ce la fanno. E se non fosse stato, questa è una roba che avevo letto in alcuni libri proprio recentemente, che se non fosse stato per l'attacco russo probabilmente i polacchi sarebbero difesi. Perché non erano proprio così demotivati dal lasciarsi conquistare cioè, avevano no, un paio di, altro, di conti in sospeso avrebbero sicuramente allora, i tedeschi vincono già lo, si vede già anche dallo schieramento polacco aveva molte pecche però sicuramente senza l'intervento russo i polacchi stavano preventivando di organizzare una forte linea di difesa oltre non mi ricordo quale fiume non vorrei dire bestialità non era Vistola però non mi ricordo eh, dopo perdendo Varsavia che per loro ovviamente era il dramma, e tant'è che Varsavia resiste dove si concentrano eh, buona parte della resistenza ancora una settimana, due settimane dopo essere accerchiata, se non sbaglio, loro puntavano a riorganizzarsi dietro, non mi ricordo appunto quale grande fiume, e eh, stavano già iniziando lo schieramento, tra l'altro buona fortuna lì ad attraversare una situazione di paludi, di grandi fiumi, con un esercito che sta già tirando la, ehm, la, cinghia. Eh, tirando, esatto, la cinghia, esatto. A sfondare in breve tempo, tra l'altro, siamo, eh, siamo già a ottobre eh, e siamo in quei posti lì, non è così scontato. Nel momento in cui, però, i polacchi stanno ancora riorganizzando questa linea, arriva la, quella che chiamiamola col suo nome: è una pugnalata alla schiena da parte de, dei russi, e eh, a quel punto è finita. Ovviamente, non c'è più niente da fare. Poi l'altra cosa sì. da sottolineare è che non è solamente il carro armato, i tipi di carro armati o quanti carro armati hai che fanno la differenza in, eh, sia dal punto di vista strategico che tattico. Quello che fa la differenza è come li impieghi, quanto li supporti e come li supporti. E la coordinazione eh, fra loro. Io, quando parlavate inizialmente di tattica e strategia, io stavo pensando a due veicoli che sono esattamente l'opposto l'opposto l'uno dell'altro eh, avevo pensato immediatamente al T-34 e al Panther eh, il T-34 è un carro armato che io ho sempre chiamato un carro armato strategico, è un veicolo che costa poco, è facile da produrre ne, ne puoi fare decine di migliaia senza troppo impegno anche con diversi problemi di produzione ma quello è un altro discorso e una volta schierati, ok ne perdi tanti ma ne rimpiazzi altrettanti ok dopo un tot si rompono ma ne hai talmente tanti che puoi sostituirli quello è un carro armato strategico, un carro armato che ti puoi concedere di perdere in cambio di guadagnare tempo. Questa era la, la definizione che gli avevo dato io inizialmente. Invece un carro armato tattico è un carro armato che è fatto sì per vincere la, le battaglie, distruggere più carri armati possibili in un solo colpo, ma poi si rompe. Poi non riesce a trasportarlo in giro perché è troppo pesante. Quel carro armato è il Panther. Troppo pesante, si rompe, le, neanche persone pressione equipaggi non lo sopportano. E... Mancano i pezzi di ricambio, la logistica non riesce a dietro, devi muoverli per forza via treno, se no si rompono ancora più in fretta. E, sì, quello è un caramato sì, tattico. È vera, volta... esatto. Appunto siamo in una guerra contemporanea, cioè una guerra industriale, cioè si vince appunto con il numero della produzione. La Germania prende la prima guerra mondiale perché non ce la fa più, più a produrre, perché gli Stati Uniti sono così potenti, anche l'Unione Sovietica, perché riescono a produrre un sacco cosa che l'Italia nella seconda non riusciremo a fare sicuramente. Sì, guerra... se, secondo me, scusami, una, vai, vai. Una, una, quello è sicuramente è la definizione. Cioè, eh, dicembre 41: entrano in guerra gli Stati Uniti. La guerra è persa. Cioè, non c'è proprio niente da allora. Per l'Italia era già persa, ma va <ride> un discorso a parte. Ma a quel punto è persa anche per la Germania. Ed è evidente per chiunque abbia il numero alla mano. Però non dobbiamo sottovalutare alcuni fattori. È vero che vince chi più butta in campo, però bisogna anche stare attenti a come lo metti in campo. Perché se eh, tu mandi ondate di uomini eh, e però questi vengono massacrati, non ottieni niente. Sì, 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 ma non dico come la Russia, Russia zarista, intendo come proprio l'Unione Sovietica che... No, no, sì, sì, ma questo vale anche con, le, con la produzione, eh, nel senso... Perché adesso si sta un po' esagerando anche dicendo quel, quel vecchio adagio che dici le, eh, i professionisti... Dovevo dirlo... Era questa la cosa che dovevo dire all'inizio, molto rapidamente... Eh, i professionisti si occupano di, eh, di logistica, i di dilettanti di tattica, è vero fino a un certo punto, perché se no cadorna genio in discorso di tutta la Prima Guerra Mondiale. Non è quello, devi anche riuscire a portare tutto quello e dopo a vincere lì, perché se no c'è una situazione di stallo che è vero, vinci, ma in quanti anni? E con quanto sangue? E con certo. quanta roba buttata via? La cosa, ecco, mi fa ridere che Marco tiri fuori Sherman contro Panther quando lo Sherman godeva un vantaggio di 3,6 a 1 ovunque andasse. Eh, questo è uno dei più grandi paradossi e io non posso odiare History Channel così tanto per i danni che hanno fatto e i modellisti quanto cazzo li odio per il danno che hanno fatto alla reputazione dello Sherman e eh, i rapporti americani. Piccola parentesi, quando gli americani facevano degli studi per capire se effettivamente lo Sherman fosse così svantaggiato rispetto al Panther. Scoprirono che per ogni Sherman distrutto gli Sherman distruggevano tre Panther e mezzo. A me non sembra sia un carro intanto in grande svantaggio, questo prova anche il fatto che solo perché non hai il carro più grosso non significa che andare a perdere, eh, gli, a perdere gli ingaggi. L'altra cosa da considerare, e qua torniamo al discorso di impieghi: è che nel, nel, nella mentalità di impiego di un carro armato ci stanno diversi. Eh, ci stanno diversi Diversi punti che bisogna considerare: prima di tutto, è che se vai a impiegare un carro armato in genere sei abbastanza sicuro della direttiva che stai prendendo, se no, perché un carro armato è un veicolo che richiede tutta una linea di supporto unica nel suo tipo, carburante, munizioni, cibo, equipaggio di riserva, eccetera. E, il... e anche il discorso di fare uno contro uno, fare il... il duello uno contro uno, che è una roba che vedo fare molto spesso. Non hai mai il quadro completo. Perché il quadro completo è, è sì, caro A e caro B. Però è caro A con artiglieria, fanteria, aviazione. Caro B con artiglieria, fanteria, aviazione. Se il caro B ha la logistica dalla sua parte, che lo rifornisce costantemente, allora il caro B riuscirà a vincere sul carro A, che magari ha tutto. Ha neanche. Anche facciamo finta che ha ancora più carri armati. Ha più unità di supporto del caro B. Ma il caro B può permettersi. Di rimanere lì un po' di più di quell'altro, quell'altro finisce le munizioni, finisce il carburante si rompe e non riesce a sfondare, cioè, e non riesce a, a sconfiggere quell'altro che ha una buona logistica dietro. Infatti, il bello è studiare storia militare che studi tutte le società che stanno dietro delle battaglie, delle guerre, quindi questo. Comunque, scusami, Zach che ti avevo un attimo interrotto. Giustamente dicevi che sì, è giusto vedere la, la potenza industriale, e tutto però c'è anche come dire l'arte di saper fare la guerra che effettivamente influenza su cioè, due insieme certo certo la complessità <ride> e delle bene ah, e poi abbiamo una cosa che ci siamo dimenticati ancora ah, scusate di una cosa, che adesso una cosa bene. vorrei, eh, vorrei cos scusarmi questo? con Marco perché ho interpretato male il suo, il suo commento io um, ho il trigger facile per queste cose qua mi dispiace non eh, siamo... Perché mi capita talmente spesso di leggere, que... di leggere commenti, ah, ma uno contro uno di qua Avici su caro bino. Non è vero, tranquillo, ma ci siamo è chiariti. Una roba... è, è una roba talmente, talmente comune: amici è come prima con polacchi, tedeschi e russi. Siamo amici come prima non è successo niente, andiamo <ride> avanti. Dicevi Zach, Scusami. No, ci siamo... Adesso lo vedremo meglio nel prossimo. C'è un altro grandissimo vantaggio che hanno i tedeschi che imparano ad usare velocemente, in questa campagna. Eh, anche se questa, mi sa che tu hai preso il piano Schliffen, eh? questo è quello della Prima Guerra Mondiale. Perché molto spesso... li Mi sei dissi che ho sbagliato. Eh, no, ma è eh, perché molto spesso li confondono. Guarda, sì, 14, guarda, scusate. Ma tranquillo. Ah, lo ammetto, ho preso le cartine da Wikipedia perché sono di buona qualità e sono free. No, guarda tieni, Quindi, che, guarda, tieni conto che io ho ancora in testa un sacco di libri di scuola, ma anche delle superiori tedeschi utilizzando la stessa direttrice del 1914 del piano Schlieffen. no, se no le, prende... le prendevano di santa ragione non è che i francesi si possono prendere in giro ma non è che sono così cretini, scusate cioè... Vabbè. Eh... E poi hai, hai perfettamente ragione cioè, e, a, e a conferma di ciò vi è il fatto che ogni tentativo di sfondamento su linee a fu un totale fallimento certo perché eh, <ride> fa va per eh, vaci contro una linea del genere cioè. Certo. Certo. La puoi fare, ma vuol dire che devi buttare una varangata di robo. Eh, ehm, allora, intanto il piano scioli... Scusa, ci eh, stavo cascando eh, eh, Possiamo chiam Chiamiamolo il, col il cosiddetto colpo di falce. Eh, mi vedete? Sono saltato? Sì, ci sentiamo. Ma ah, scusate... Uh, il cosiddetto colpo di falce... Uh, sì, 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 no, per un attimo ho visto tutto nero. <ride> ok, dicevamo, il cosiddetto colpo di falce uh, è radicalmente diverso per, ed è anche più volendo in linea col principio strategico, ovvero distruggere l'esercito avversario e uh, i punti chiave dell'esercito, uh, oddio, più che i punti chiave dell'esercito avversario... Uh, colpire l'esercito avversario dove egli deve per forza reagire, distruggere il meglio dell'armata avversaria e metterlo in condizioni che non possa più uh, di fatto uh, operare. Questo è il piano strategico tedesco, ma la sostanza um, colpisce il, il Belgio e l'Olanda come fondamentalmente come una finta. Potremmo fare una, un paragone. Uh, un paragone pugilistico, ma c'è una molto rapidamente dove c'è uno dei due pugili che eh, sferra un gancio nel momento in cui l'avversario si sbilancia per eh, parare questo gancio, con una contromossa. In realtà, eh, arriva il colpo vero: il colpo, eh, il colpo da capo, che è un diretto. Infatti, i laddove i tedeschi invadono Belgio-Olanda, inglesi e francesi mandano le loro forze migliori, le più anche. Eh, colazzate e motorizzate verso nord in, in aiuto di degli eserciti di questi due paesi nel frattempo colpiscono i, fr i tedeschi a sud da Sedan che era anche una zona abbastanza dove finiva la linea Maginot di fatto e dove le difese erano molto precarie nonostante anche interventi di vari parlamentari eccetera e da lì i tedeschi nonostante alcune difficoltà eh, dilagano Sono, eh, subiscono alcune battute d'arresto ma eh, intanto eh, a causa di ingorghi logistici a causa anche della resistenza francese, ma eh, anche delle forze corazzate francesi che però avevano un difetto, come dirà Ironborn, anche di coordinazione eh, tra loro e eh, i tedeschi, poi infatti invece di andare verso Parigi arrivano al mare, tagliano fuori, il di, eh, tagliano fuori gli eserciti belga-olandese, il corpo di spedizione inglese e il meglio de dell'esercito francese, che tra l'altro non si ricorda mai, ma tornano a Dunkerque i francesi si fecero anche... E se lo ricordarono massacrare per permettere l'imbarco degli inglesi. E a quel punto, eh, con un esercito, questo esercito in realtà inglese si salva anche in gran parte, si salva anche una discreta parte del, del, del corpo francese, ma uno, si salvano eh, in gran parte senza mezzi, totalmente senza mezzi. E, e due, comunque una, buona, una quota parte della, del migliore dell'esercito francese viene persa. E se prima, quando, e questa è una capacità straordinaria dei tedeschi, attaccano in quasi parità, anche se ovviamente nei punti strategici, nei punti fondamentali della superiorità ce l'hanno loro. Nel momento in cui finisce la prima, la prima fase di questa campagna, il rapporto è totalmente sbilanciato a favore dei tedeschi, che poi si, la seconda linea francese a difesa di Parigi viene sfondata, infatti, in pochi giorni, e a quel punto, vabbè, la Francia esce dalla guerra coordinazione di nuovo fra eh, carro armato e tutto il carrozzone che gli viene dietro il cielo però adesso Peter ci spiegherà anche meglio perché ne, nei fatti l'armata francese che pure era considerata la migliore del mondo fino a quel momento viene in gran parte non dico fatta a pezzi ma quasi Peter visto l'orario se vuoi fare anche questo tuo intervento parlare anche fare degli accenni fare un discorso anche generale sulla seconda guerra mondiale così finiamo così se vuoi puoi andare almeno siamo i punti, poi noi andiamo avanti per la nostra strada. Allora, io volevo dire che durante l'invasione della Francia, i, i tedeschi non hanno neanche loro, cioè, non è, non è neanche vero che loro hanno avuto, non è stata neanche una passeggiata, cioè, non è stata passeggiata neanche quella campagna lì. Anzi, ci sono stati diversi casi in cui i tedeschi sono trovati a dover avere a che fare con dei carri armati che su carta erano migliori del. Dei loro. Uh, io prendo, come esempio, il, um, prendo come, come esempio il Char B1 Bis o il Char B1 Ter, sono due carri pesanti che armati in maniera piuttosto arcaica, quindi con un obice antibunker e un cannone da 47 mm, erano comunque dei bersagli abbastanza difficili da distruggere. Non significa che i, i tedeschi non li distrussero, anzi li facevano fuori abbastanza tranquillamente una volta imparati i loro punti deboli però capitava che il carro il, 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 il metaforico tiger francese in quel periodo lì tro trovasse una colonna tedesca e ne facesse poltiglia e lì e qui, e qui arriviamo su un, su un altro punto importante la comunicazione tra unità i francesi probabilmente i francesi sapevano benissimo che era importante comunicare da un, tra un'unità e l'altra, in particolare se state facendo un attacco sulla stessa zona. Il problema è che era stato inculcato nella testa dei caresti francesi che i tedeschi li avrebbero ascoltato qualsiasi tipo di comunicazione avessero fatto. I francesi avevano due tipi di radio sui loro carri, i carri cioè, Plotone avevano due radio. E una di queste due radio era abbastanza potente, copriva 36 km se non ricordo male. La seconda invece arrivava, era talmente scarsa che era la radio per le comunicazioni locali, era pensata per comunicare tra singoli carri armati. che era, era talmente scarsa che bastava una fila di alberi a bloccarla. Il punto è che non la usavano, le radio c'erano, ma non le usavano perché avevano questa paura matta di essere trovati tramite i localizzatori radio. E, e, e questo porta a diverse situazioni anche abbastanza comiche se ci pensate, due unità francesi di, di carri R35 che attaccano una colonna tedesca e il comandante di una delle colonne che sta cercando di comunicare con l'altro a un certo punto si stufa del fatto che l'altro non gli risponde, salta giù dal carro, corre attraverso un campo di grano e va a urlare in faccia probabilmente abbastanza incazzato all'altro carrista di fare come dico io però ci furono anche dei casi, in particolare con le unità più esperte di guerra, mettiamola così, in cui riuscirono a, tranquillamente a tenere la linea fino anche alla fine della guerra, fino alla fine dell'invasione dell della Francia. Il, quindi il, il, gran, il secondo problema è che i veicoli francesi di per sé erano abbastanza vecchi, venivano considerati migliori perché in tutti i war games che i francesi facevano simulando l'attacco tedesco come quello della prima guerra mondiale i francesi risultavano spaccare e distruggere tutto quanto e uno dice ma grazie anche al, al cavolo che succedeva perché i francesi erano preparati per questo tipo di guerra che doveva essere una guerra puramente difensiva quindi avevi, avevi tutti i carri armati che erano studiati per una guerra difensiva in tutti gli affari, tranne i carri medi. C'era questo secondo lato al, al ramo d'ordinanza francese che stava cercando di spingere per veicoli più all'avanguardia. C'erano pro, alcune proposte per trasformare il Char B1 in un veicolo con una torretta a tre persone anziché una sola persona rimuovendo il cannone sullo scafo e mettendo un cannone un po' più serio di un 47 mm ma sono robe che non succederanno mai perché eh, i tedeschi attaccano prima guardi, si dimostra quanto sia importante avere una comunicazione con appunto il resto delle tue unità quello che volevo dire per concludere eh, siccome sei fatale per me domani devo lavorare eh, è che la Seconda Guerra Mondiale ha insegnato diverse lezioni a tutti i paesi su come si sviluppano i carri armati, e non solo, ma stiamo parlando di carri armati, quindi ci concentriamo <ride> su di loro. Tutti quanti imparano che, come ho appena finito di dire, la comunicazione è essenziale per avere dei veicoli, ma anche degli equipaggi all'interno del carro ben coordinati. La, la seconda lezione che impareranno tutti quanti è che i, i carri armati devono avere un'ergonomia che sia sostenibile per... Gli equipaggi, l'equipaggio all'interno del carro deve potersi muovere, deve avere spazio per respirare, deve poter magari anche allargarsi un po' per rilassarsi durante i periodi di morte, avere magari i sedili imbottiti può aiutare. I tedeschi, in quel periodo, avevano tutti quanti i sedili imbottiti, poi verso fine guerra spariranno. Ma e... i russi per esempio, avevano... erano forse quelli delle unità degli alleati con la peggiore ergonomia e si vede nelle performance dei mezzi. Per ergonomia si intende anche la capacità di vedere fuori dal mezzo in maniera difensiva, quindi per scopi, ottiche, fessure visive. L'altra cosa che si impara, che è molto che è quello che dicevo all'inizio del all della live, è che una delle, una delle cose più importanti, è, e non finirò mai di ripetere questa cosa, qua, è che il famoso discorso cannone, corazza motore e que solo queste le uniche tre cose importanti è cioè una stupidaggine perché quello che serve non è un veicolo che congiunga tutte e tre queste caratteristiche assieme sì, perché queste qua sono caratteristiche che hanno tutti quanti i carri armati quello che devi fare è cercare di non rendere il carro troppo pesante il carro quindi deve essere spostabile dove hai bisogno di avercelo non deve rompersi che è una roba molto importante che, questa, che io, io faccio sempre riferimento allo Sherman come probabilmente il miglior carro della guerra Deve avere una, una sua sicurezza in maniera che, anche se viene colpito il carro, sai che non salta per aria come, come un blocco di dinamite. Devi essere sicuro che il carro armato, una volta colpito, magari sia anche solo trainabile al sicuro. Quindi, non deve essere troppo pesante, non deve, impa non deve impaltanarsi. Deve, deve stare all'interno delle misure dei, va dei vagoni ferroviari. Non deve mettere sotto sforzo i veicoli del recupero che magari non sono caia armati specializzati al recupero di mezzi. Magari è un camion che ti sta tirando fuori dal, dalla strada dopo che ti hanno fatto saltare in aria il motore. Devi avere abbastanza equipaggio da poter suddivere i singoli compiti del mezzo. E soprattutto la mitraglia sullo scafo non serve assolutamente a nulla. Questa è una cosa che ci sono tutti quanti resi conto alla fine della guerra. Ecco. Io concludo dicendo che la seconda guerra mondiale ha insegnato che che armato medio è il futuro era il futuro del, della guerra corazzata perché è quello che se ci pensate rientra in tutte queste caratteristiche che ho appena definito questo è quanto va bene grazie mille grazie al tuo intervento noi andiamo ancora un attimo avanti mm -hmm. su questa nostra live e... Grazie Mi dispiace qui. lasciarvi così, ma, ma tranquillo ne, gli... ne faremo un'altra e andremo avanti. Se se io propongo, sì, sì. Perché cioè, anche perché quando poi qua vediamo un simpatico t 34 in fiamme, su quell'aspetto lì cioè, tu sei sicuramente migliore e, e su certe cose sei tu che dovrai parlare e noi starei zitti. Tra ah, l'altro questa foto mostra anche del gore involontario, perché quello che vedete fumare dietro il carro armato è il corpo di un carrista. Sì. <coughs> No. Grazie, no, YouTube sì. <ride> Prego. no, Salute tranquillo. Guerra attacca, guerra non ho sono la... talmente <ride> tanti. Che... <ride> Va bene, dai, ragazzi. Ah, grazie da mille Wikipedia. Via, dammi... oh, beh, ragazzi, la guerra è quello, e, e carino. Sì, quando ti abbiamo sei stato scoperto un momento. Sì, ci siamo. Mi si in ritardo. Va bene, ti ringrazio Peter, comunque invito tutti quanti, ma immagino già lo conoscerete, a vedere il canale di Peter e i suoi video. Eh, ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. E noi andiamo avanti con la nostra, parlando della seconda guerra mondiale e della campagna. Andiamo a parlare grazie di... Questa... Mille di... Grazie mille a voi di avermi rotto la monotonia delle mie giornate. Quando vuoi, allora, grazie ciao, mille. Grazie te, mille. Sto scherzando. Ciao, ciao ciao. Ciao. Quando vuoi, la prossima. Allora, una domanda per te, per Zach. Appunto siamo in Campagna d'Africa. Da una parte abbiamo così almeno a livello popolare, il miglior tattico di cara armati della seconda io. guerra mondiale. Però appunto le nostre schiacchia che abbiamo uh, fatto è la mi main... puoi ripetere, ripetere un attimo perché sono stato ripeto. tutto io adesso. Tranquillo, non ho eh, adesso che parliamo è. della battaglia di Ralamein della campagna d'Africa che, è, almeno a livello popolare, Rommel è il miglior tattico a livello di, di carri armati che si pensa del conflitto. però da quanto abbiamo parlato, era la main è un po' una battaglia un po' atipica perché non è tutto questo grande cozzare di carri armati. Te, oddio, sì, è un cozzare di carri armati, ma eh, troppo cozzo e poco, <ride> e poco sviluppo. <ride> Perché di fronte a una campagna che è andata avanti per, per anni, sulle immense distanze della, della, del deserto, in pratica, sui campi aperti del deserto che va dalla Libia alla... Eh, io continuo a saltare? Mi sentite? Sì. sì, ti sentiamo. Ogni tanto il video parte, ma l'audio per okay. me è continuo. Se vuoi mi provo a togliere, ah, così... l'importante l'importante che sia l'audio continuo. No, no, mi tolgo, tolgo anche io la videocamera. Allora, ok. Ah, no, mi tolgo io, non ti preoccupare. Eh, eh, vediamo. L'importante è che si senta l'audio. Eh, di fronte, appunto, a queste campagne della, eh, che vanno avanti come, come un pendolo no? tra l'Egitto e la Libia, che si svolgono anche molto spesso in luoghi aperti, anche se poi non è sempre detto, ci si arrocca nei posti più impensabili, c'è la piazza forte di Tobruk che. È soggetta non ad uno ma di fatto a tre assedi. E la Lamain invece è un urto frontale, il che per Rommel è anche un dramma perché Rommel era abile nella tattica dei carri armati, soprattutto quando si trattava di la sua manovra preferita era il cosiddetto gancio destro, o quantomeno una sorta di qualcosa di simile a un gancio destro. Solo che eh, in questo caso non potevo usarlo perché la è questa località in pieno Egitto, di fatto, a un centinaio di chilometri ad Alessandria, chiusa eh, da, dal mar Mediterraneo e dalla depressione di Al Qattara, entrambi eh, intransitabili per i carri armati Mediterraneo, ovviamente il motivo è semplice. E la depressione di Al Qatara. È anche essa, appunto, come dice il nome, è una località che sta sotto il livello del mare, un misto tra deserto. Ehm, come potremmo dire, un Kenya eh, è un deserto? Eh, sì, è soltanto estremamente è, è vasto. Di per sé tra... non è che sia intransitabile del tutto, non è che dobbiamo immaginarci paludi, anche se qualche rimasuglio c'è, volendo, potremmo dire così. Il punto è che non è transitabile da grossi reparti, gli inglesi, infatti, ci mandavano in comando. Ha delle temperature semplicemente fuori dal mondo, si parla anche di 50 gradi all'ombra, senza problemi, e quindi la Sardegna oggi era semplicemente infattibile, eh, eh. Sì? anche se direi Peggio quasi <ride> però esatto, anche la gente che metteva fuoco. Quindi, vabbè, ehm, e quindi la situazione era questa. Eh, Rommel qua che viene sempre definito... Allora, parliamo della leggenda di Rommel. Rommel è sempre stato definito come un è ricordato come un generale abilissimo. Questo deriva ancora, possiamo dire, dalla stessa propaganda nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Rommel è identificato come il generale su cui puntare, il generale su cui... che continua a vincere anche quando in Russia le cose non vanno benissimo. Eh? Eh, ah sì, sì, no, appunto, eh, la Long... La long eh, com'è che è Desert Force? Non mi ricordo. Long Royal chiama. la transitò varie volte la depressione del Qatarà ma si parla di possiamo arrivare a qualche forse un migliaio di soldati non puoi pensare di portare 20.000 uomini in quell'inferno con i mezzi tra l'altro la logistica che poi deve anche portarci dietro cioè. grosso vantaggio tra l'altro la di men. esatto c'è la logistica Rommel da, dal punto di vista logistico ma pure strategico eh, non potremmo definirlo un totale disastro. Quasi, la Long Range eh, Desert Group bravissimo, Artis Sigismondo. Eh, Rommel, da questo punto di vista, invece era estremamente carente. Si era estremamente abile nell'improvvisazione, nell nella battaglia manovrata da Carri. Rommel era un eccellente generale di divisione. Volendo persino di corpo d'armata, quando eh, Probabilmente, in realtà, anche a capo di una divisione aveva un'autonomia eccessiva. Non avesse qualcuno che lo richiamasse anche ai suoi doveri più alti. Tendeva a perdersi in quello che gli riusciva bene da una parte, gli piaceva dall'altra, dall'altra, certe cose che alle volte non erano suoi compiti. Rommel era eccezionale, era migliore di molti generali, molto migliore di molti generali italiani. Ma molto spesso non lo si trovava quando doveva dare ordini, era sparito. Certo. Si comportava alle volte troppo spesso come un condottiero, e questo in certi casi va bene, ma non sempre, e alle volte troppo poco spesso come un generale. Nel momento in cui c'è una famosa frase in cui lui disse uh, ai generali, uh, uh, forse agli italiani, io mi occupo di vincere la battaglia, ma eh, voi dovete pensare ai miei rifornimenti, e la risposta doveva essere no, se no, possiamo incaricare qualunque generale di corpo d'armata e divisione, se sei un comandante di, di armata, addirittura un maresciallo, devi pensare a tutto quello che concerne l'armata, certo vincere la battaglia, ma anche procurarle i mezzi e la tua strategia deve essere basata su quanto puoi o non puoi fare. La corsa verso l'Alessandria, verso l'Alamaine, è una corsa che si, eh, da una parte si autoalimenta. Poter, Forse se fossimo stati in un altro luogo avrebbe anche potuto continuare ad autoalimentarsi, nel deserto no. E, e Rommel, nonostante questa cosa in realtà l'avesse già eh, un po' subita l'anno precedente, precedente, non l'aveva ancora imparata e eh, si ritrovò l'azzardo andato male a 100 km da Alessandria. Per cui i soldati inglesi saltavano in ferrovia e volendo potevano essere in un'oretta, un'oretta e mezzo. Eh, sulle rive del Nilo a, a godersi una bella serata e, i soldati dell'asse italiani e tedeschi che non riuscivano eh, a fare non dico questo, ma non riuscivano neanche ad avere dell'acqua potabile seria. Linee di rifornimento estremamente allungate, pochissimi mezzi per quanto eh, dopo, perché come si svolge la Main, l'arrivo della, della massa delle divisioni italiane e tedesche ridotte al eh, per, si intende eh, che quando arrivano all'urto le divisioni hanno il 15% degli effettivi e dei mezzi, volendo, ancora meno, perché è molto per perso, disperso, comunque rallentato durante l'avanzata. E, e gli inglesi che tengono: prima battaglia della Lamein tentativo di, di sfondare subito, va male. Passano alcuni mesi, c'è la seconda battaglia della Lamein, o di Alamalfa, seconda delle denominazioni ovvero sia gli italiani e i tedeschi che si sono un po' rifatti le ossa hanno accumulato un po' di risorse niente confronto a quello che hanno accumulato gli in inglesi, e Rommel che decide di tirare adesso se riesci solo a ripetere aspetta. questa seconda battaglia di Ralameine l'asse ha preso delle risorse sì. provo un'altra spallata eh, gli italiani e tedeschi passano qualche mese accumulano mm. un po' di risorse Rommel si rende conto che però è più veloce ad accumularlo ovviamente gli inglesi, quindi fa un ultimo sforzo, questa è la seconda battaglia della Lamein o della Malfa, per sfondare verso Alessandria. Non ce la fa, a quel punto in realtà anche Rommel capisce proprio errori, vorrebbe volendo anche ritirarsi, e eh, invece il conserto rimane lì. E c'è la terza battaglia della Lamein, eh, dove Montgomery, che in realtà è entrato in linea dalla seconda battaglia, subito prima della seconda battaglia della Lamein. Eh, Montgomery eh, attacca, sfonda il fronte, oddio, sfonda, con una fatica enorme ottiene buone posizioni e ricaccia indietro gli italiani e i tedeschi. Eh, va detto che anche qua Montgomery, che pure dal punto di vista strategico volendo era molto superiore a Rommel, Rommel che però comunque, ricordiamo, impara, eh. bisogna dire che Rommel sembra imparare dalla, dalla, da questi errori commessi, eh. almeno in parte, durante questa campagna. Un po' come riattacca mi sembra che Rommel certo. cerchi la battaglia campale, la battaglia decisiva per porre fine. Sì, eh, sì, perché lui è perché non ha altra scelta per proprio perché sa quella seconda battaglia che eh, o vince oppure sarà costretto a tornare indietro. Solo che dopo non vince ed è costretto invece a rimanere lì. Eh, sperando al massimo di bloccare l'avanzata, allora c'è anche il problema che c'è da chiedersi cosa volevano fare i tedeschi in Africa. Se hanno mandato Rommel e un paio di divisioni non per vincere la guerra, per arrivare al Nilo, ma soltanto per tenere impegnati gli inglesi. Poi probabilmente dopo ci hanno ripensato e hanno avuto intenzione, magari, di vincere, ma alla fine non hanno fatto. Cioè, sicuramente sono stati tenuti impegnati gli inglesi, si, è, si sono sostenuti gli italiani però alla fine gli inglesi hanno vinto, cioè, hanno vinto grazie alla, alla faccenda dei rifornimenti, all'abilità, al fatto che hanno imparato anche loro a fare la guerra, ehm, alla massa di uomini utilizzata bene, quando, appunto, Montgomery... il problema è che quando Montgomery vince la battaglia, ehm, forse non, io non ho mai capito se lui abbia ragione o ha torto, perché... Partendo dal presupposto che la terza battaglia della Lamine è quasi del tutto inutile se non per dare un successo um, agli inglesi, il in che in realtà la rende una battaglia utile perché la guerra è politica, il fatto che gli inglesi abbiano vinto una battaglia contro i eh, tedeschi, in realtà è un successo, una battaglia vinta. Sapendo però che negli stessi giorni gli, eh, gli inglesi e anche gli americani sarebbero sbarcati in Marocco e in Algeria, era evidente che le forze eh, di Rommel sarebbero dovute ritirarsi, se non altro perché gli inglesi e gli americani erano più vicini a Tripoli che non lo stesso Rommel. Nel momento in cui scatena una battaglia, alla fine riesce a sfondare, <coughs> a quel punto per gli inglesi aveva senso distruggere completamente l'armata corazzata italo-tedesca. Montgomery questo non lo fa e quindi la terza battaglia dell'Alamen è un grande successo, ma poteva succedere di più. Gli, inglesi, gli, gli italiani e i tedeschi si ritirano per 3.000 km e dopo ci sono tutte le battaglie della Tunisia. Se vogliamo parlare dei carri armati, allora sicuramente nel deserto, ecco, eh, c'è questo nostro simpatico Farino che sarà un M13 o un M14, io non sono abbastanza tecnico per definire esattamente la differenza fra i due. Eh, devo dire che quando ero bambino mi stupì dal fatto, perché fino a boh, alle medie quando mi interessavo di queste cose credevo che gli italiani avessero solo le 3 Quando vidi queste cose, ho detto: Oh, ma allora avevamo dei carri armati veri? Sì, più o meno è qualcosa che assomiglia a un carro armato vero, però è un po' in ritardo sui tempi. Poi sono M13, no, eh, per farla breve, tralasciando la Ramen, che appunto è questo pezzo di terra molto corto, 60 km tra il mare del Cattara, e dove i carri armati alle volte vengono addirittura interrati? Perché Perché lì il grosso dramma è che ci sono tante forze, ci sono tantissimi campi minati, vi obbligate. Tant'è che anche gli inglesi, quando vanno all'attacco, inizialmente le artiglierie italiane e tedesche fanno il tiro, tiro a piccione perché ehm, i campi minati sono aperti per metà. Se arriva il giorno e la colonna dei carri è lì ferma ad aspettare che lo sminamento avvenga, la colonna viene fatta a pezzi. E dopo l'obiettivo, in realtà, una volta sfondato, si sarebbe anche nelle idee di Montgomery dovuto usare i carri armati per distruggere l'esercito e, e cioè, distruggere le, le forze e inseguire sulla uh, più lunga distanza. Ma tornando invece nel. Zagri sei bloccato? Sì. Beh, intanto ringraziamo Art che ci informa del nome di questo caro armato e anche della sua deriva. Da dove deriva questo caro armato? Tanto vado io avanti nella live. Questo è un semovente sempre da parte degli eh, italiani. Questi invece sono Sherman inglesi. Per far vedere anche la diversità qui invece incontro luce se non erro un panzer 3 dell'Africa Corps di Rommel e è andato via anche Zach fantastico la live ci sono solo io ma d'altronde mio e questo è quindi improvvisiamo mando solo un secondo messaggio a Zach per l'avverto che si è scollegato le somme che possiamo tirare da questa live, abbiamo visto appunto è molto interessante questa battaglia appunto di main come ha appena spiegato Zach, l'uso infatti dei suoi carmati erano più se vogliamo nelle retrovie interrati, e simile che non funziona. Ok, ciao, eccomi qua sono tornato, sì, non sempre interrati però. Eh, sì, so. sì, scusa non so perché ma è morta stream mi ha proprio buttato fuori dalla pagina non ho fatto niente eh, no, no, mentre ho no. aperto la live su youtube no no no, no non sto a una no, certa è andata giù e poi mi ha detto c'è un problema rientro boh. eh. Eh, perdonami mm, no beh eh, chiudevo ci no no alle volte rienteranno chiaramente però certo. eh, dipende no hai più anche un'idea dell'H perché dice che cosa serve allora avere un carro armato prendi un cannone normale piazzo lì ok questo qua è un M14 e dicevo che il paradigma nella nelle vaste distese desertiche è che il carro armato può arrivare dovunque molto più ehm, oddio, più anche dei camion e delle cose quindi massima mobilità è un'arma eh, una eh, un essenziale sul posto perché ti porta cannoni, mitragliatrici ed è corazzato dovunque. L'aviazione ha un ruolo fondamentale, ma minore rispetto ad altre, eh, ad altre realtà, anche europee. Eh, la situazione anche per la fanteria è molto peggiore nel deserto perché è da dove una realtà europea ti può arroccare molti più punti anche con l'artiglieria. Nel deserto, se non ti muovi, eh, sei è perduto, letteralmente. E quindi in realtà in questo Rommel si trovava a suo agio tantissimo, ovviamente. E eh, il carro armato era ottimo mezzo da questo punto di vista, solo che eh, non era sufficiente, ovviamente. Poi appunto, come si è vinta, eh, quella guerra l'abbiamo persa per quella campagna, l'abbiamo persa per i rifornimenti. L'abbiamo persa per i nostri armamenti. Abbiamo avuto poi un M14, poi qua c'è un M40, un M41. Che è un buon semovente perché eh, gli italiani si rendono conto, copiando appunto gli Stug tedeschi che ha citato prima Peter: ehm, che è un carro polifunzionale tra virgolette, però più pesantemente corazzato, soprattutto meglio armato, è meglio degli M13, gli M14 che erano carri, nella loro logica, anche buoni per quando arrivano sul fronte. nel 42, decisamente sorpassati. E mentre questi semoventi. Da questo punto di vista riescono a competere anche con gli Sherma e con i Grant, per quanto sono mezzi con i loro difetti. Hanno la stessa meccanica M40. Esatto, M41 è quello basato sullo scafo del M14. Poi ci sarà anche l'M42 e l'M43. Eh, hanno problemi meccanici anche loro, anche se un po' di meno rispetto paradossalmente ai, ai agli M13 e M14. Diciamo anche perché, eh, non, pur essendo corazzati, perdono peso per non avendo la torretta. Hanno una potenza di fuoco molto superiore. Hanno però anche altri problemi, eh. sono piccoli e il vanno in combattimento, appunto. È molto poco visibile Ci sono solo tre membri dell'equipaggio. Il comandante deve anche fare da. cioè, ci sono troppe, poche persone che fanno troppe cose. E eh, facciamo che anch'io disattivo la videocamera perché sennò qua non andiamo e questo fondamentalmente e poi soprattutto sono pochissimi cioè, nel momento di massimo impiego ce ne sono una quarantina di fronte ai boh, 500 Sherman anche di più eh, 700-800 Sherman più i Grant, più i Valentine i Crusader eccoli qua, qua ci sono gli Sherman che sono i carri di quella guerra eh, brutto e che anche nelle guerre successive performeranno bene Peter li ha già definiti io avevo sentito alcune sue live della seconda guerra mondiale perché è ancora bene è veloce, da quando è iniziato a parlare dello sceriffo. È affidabile, può portare sentito... dovunque è abbastanza leggero per essere trasportato in nave. Eh, apativo, eh, ma un'altra cosa che avevo sentito in un'altra live di Peter: se non sbaglio, una cosa che verrà dopo quando i tedeschi faranno le loro mega, mega carri armati. Che non solo avevano problemi sulle ferrovie, ma poi anche in combattimento. In deserto conta poco, ma in Europa, dove le strade sono piccole, ci sono quei casi, appunto, di ogni tanto di qualche battaglione tedesco che va a impelagarsi su qualche strada della Sicilia. O peggio ancora, devi attraversare i ponti, e non tutti i ponti possono reggere una massa di 56 tonnellate che ti viene sopra. E quindi lo Sherman, da questo punto di vista, non risolve da solo, ovviamente, la battaglia. Ma è un grosso assolutamente in più quando arriva, perché quando arriva i tedeschi hanno qualche Panzer 4 che tiene ancora botta nei confronti degli Sherman, poi tanti Panzer 3 e gli italiani hanno M13, M14 e appunto 40 moventi da M40. Se poi questo si aggiunge che eh, cioè, questi mezzi sono già surclassati dagli Sherman, ma poi sono di meno. Non hanno, hanno poche munizioni, non hanno copertura aerea, gli uomini che ci stanno dentro sono in, costretti all'inferno di fatto perché eh, qua, durante il combattimento cosa, non, ricevono poca acqua e poco cibo, sono costretti a un combattimento continuo per dei giorni, non deve stupire che questi mezzi saranno fatti a pezzi dall'artiglieria, dall dai mezzi corazzati, dall'aviazione britannica e alla fine Ayla ripeto, il risultato era scontato, l'abilità, in questo è vero, di Rommel è riuscire a ritirarsi per 3.000 km portando in salvo un'armata che ha subito una batosta, e in quei 3.000 km rinforzarsi tanto da portarla contro un altro avversario, paradossalmente. Ehm, però sì, la campagna in Africa si può considerare come quella in Russia, ma in maniera diversa, tutto sommato. Eh, L'apogeo, volendo del, del terrore armato, come concetto, forse più in Africa, ripeto, che in Russia. Anche se in Africa, appunto, bisogna sempre considerare la differenza eh, che i rifornimenti devono arrivare per nave però quello, eh, i rifornimenti devono sempre arrivare in qualche modo. Questo invece è un Panzer 4 mi sembra da qui, non riesco a, però a dire di sì, o forse un Panzer III è troppo piccolino, non riesco a vedere bene l'armamento. Credo sia 3, oggi oh. che l'ho cercato, mi, tre, sì, mi sembra più piccino. La sua bella... Poi anche lì i tedeschi continuano ad aggiornare i, i carri, ecco, da questo punto di vista possiamo dire che quello che mancano gli italiani nei mezzi. È che riusciamo ad aggiornarci, otteniamo, ci adattiamo molto bene in certe cose. Tipo i moventi sono un'ottima arma, una buona arma, eh, perché sono degli adattamenti molto intelligenti. Utilizziamo anche degli autocannoni, che sono una gran genialata, per cui riusciamo a piazzare dei cannoni da 75 addirittura da 90 mm. Aspetta, eh, oltre a questo, no, se non aveva parti di camera, oh, certo non aveva niente. Sì, sì, assolutamente i carri si rompevano. Assolutamente, non solo, ma c'è quel bellissimo paragone di. Sono dei vecchi video di Metal Mike. Se non sbaglio, che cita le fonti italiane, dove parla di eh, carri armati che non sono pensati proprio per andare nel deserto, specie all'inizio di M13, non hanno parti di ricambio e alcuni, in alcuni casi le parti. Arti sono fatte talmente da schifo che non voglio, è meglio non utilizzarle. Un filtro per l'olio, se non sbaglio, nell'M13, che eh, tendeva a rompersi abbastanza in fretta e che non poteva, ehm, come si può dire, eh, che per essere cambiato, però esigeva che eh, un cambio dall'esterno, ovvero sia qualcuno doveva uscire dal carro armato e cambiare il filtro. Se questo accadeva in battaglia, se si rompeva in battaglia, eh, la cosa non è che era. Esattamente accettabile, quindi, alle volte gli equipaggi preferivano togliersi roba inutile anche a prezzo di sacrifici, perché ovviamente quel filtro non era del tutto inutile, pur di riuscire ad operare perché per fermare il carro armato, uscire dal carro eh, mentre ti sparano addosso. A cambiare il filtro, allora dici tanto vale non averlo. Um, dicevo, ci sono una serie di aggiornamenti. Noi italiani usiamo anche delle batterie mobili con 75 addirittura cannoni da 90 mm, ma l'industria, questi sono adattamenti, su, adattamenti sul campo. Gli M40 620, 20, M41-42 sono quanto. Si riesce? Eh, sì, sì, esattamente, quello era il problema. Mike lo spiega molto bene. Non è tanto lo scafo di per sé, il problema è proprio: intanto vabbè, tutto, sono un sacco di problemi. Il modo di fare le corazze, il materiale stesso delle corazze. Il problema è il motore che è troppo debole, sottopotenziato. Ci sono tutta una serie di problemi. E poi, appunto, lo spazio all'interno è poco: i semoventi hanno il, eh, il, il capocarro che fa da capocarro e cannoniere, il secondo uomo che fa da servente marconista il terzo uomo che fa da pilota. Troppa, troppa roba da fare per poche persone. E quindi. Può, oltre al fatto che c'era anche il problema del surriscaldamento infatti vedete molto spesso combattere la gente in, magari con i portelloni aperti il che vuol dire che se un colpo alto di artiglieria sono cavoli mari. e tra l'altro questi sono i suoi non sono neanche i nostri suoi momenti più diffusi perché più diffusi erano gli L40 che erano un, un balzo in avanti in confronto agli L6 e all'L3 però quando Arrivano, erano già tanti quati minuscoli con due uomini di equipaggio che la corazza quindi diciamo mezzi adat, adattati ma non al meglio questi già erano adattati molto meglio eh, se no sì ovviamente quello era, quello era un inferno ma ragazzi rimanere e combattere in un carro armato era sempre un inferno nei carri italiani lo era di più esatto esattamente eh, da questo punto di vista, inglesi, americani e tedeschi riescono a, la loro industria riesce a portarsi avanti, laddove invece l'industria italiana arranca miserevolmente, cioè, basti, e alle volte proprio ignora eh, le lezioni dal fronte, che pure arrivano, eh, però basti pensare che la M1542, che è sicuramente un passo in avanti, ha ancora tutta una serie di problemi che te ha sì sì, erano di più, ma non erano necessarie, era meglio avere una in più in torretta e avere una sistemazione diversa, e ancora nell'M15-42, che esce alla fine del 42, m 15 ha due mitragliatrici nello scafo. E quella è un'industria che non da retta, Noi italiani facciamo sempre... Ah, certo, certo, sicuramente. Ma Poi bisogna posso un attimo... anche dire che, certo, risparmiare, se ci impieghi più tempo ad arrivare, è un po' la logica del, eh, anche dei limiti di velocità, tra virgolette, ovvero sia eh, consumo di più facendo lo stesso tragitto a 50 km orari o a 130. Ovviamente questo dipende, in generale consumo di più a 130, però d'altro canto, se io ci impiego il più, eh, più del doppio del tempo, quasi il triplo del tempo ad arrivare, tutto questo, eh, tanto in guerra, se c'è qualcuno che mi spara a dire perdere vantaggio. E più si va avanti, poi più tempo impiego, più tempo consumo. Fuori dai denti. gli M13 eh, in particolare avevano delle prestazioni scarsissime già su strada, fuoristrada, fuoristrada era a livello: era quasi, non dico da prima guerra mondiale, ma quasi eh. si arrivava a, a fuori strada a 15-18 km orari, che è Poco e poco, è davvero troppo poco. Poi appunto per non parlare del, delle delle parti desertiche più difficili. Ci si adattava, l'industria, però non rispondeva alle esigenze. Poi, aveva appunto, ci sarebbe anche da parlare tutti i programmi lasciati a metà. I programmi che quando arrivano arrivano troppo tardi. Gli italiani imparano a fare la guerra, alla fine lavorate, perché c'è gente che si fa tre anni di deserto, se non di più. Eh, arrivano finalmente dei buoni mezzi, mh, mezzi che però gli inglesi volendo vengono fin da subito, tipo quando arrivano le camionette sariane, che sono, sono esattamente sì, sì. quelle che usano molto simili ai mezzi che gli inglesi usavano, come ha detto prima, che aveva detto bene, eh, la Long Range, range Desert Troop, lei non mi ricordo mai come si chiama, eh, per fare incursione a, a vastissimo raggio. Esatto, Long Range Desert Group. Gli inglesi però hanno adattato dei mezzi, gli italiani arrivano con queste camionette quando la guerra nel deserto è quasi finita. E quindi è una guerra complicata dove però alla fine vince uno, la strategia, perché eh, in realtà noi siamo carenti anche in quello, vince la logistica, dove noi perdiamo, fuori dai denti, e alla fine anche la tattica, gli inglesi la imparano, poi arriveranno gli americani che la imparano in un mese, si prendono prima delle batoste ma poi le imparano molto velocemente e quindi alla fine è, una, è, una, è una, una serie di campagne che non potevano andare a finire altrimenti. La campagna in Africa si poteva o si vinceva subito o non si poteva vincere con denti, noi italiani non l'abbiamo imparato. Ci sono tutta una serie di paradossi per cui alla fine gli italiani che perdono sono i migliori e quando l'Italia arriva in Tunisia li perde. Definitivamente la campagna d'Africa perde i suoi reparti migliori, quelli meglio armati, quelli che alla fine, sul, come si può dire, la scuola del campo ha addestrato a saper fare davvero bene la guerra. Però a quel punto sono soldati in Tunisia in maniera totale che letteralmente non hanno più pane, in Tunisia va meglio perché l'acqua c'è, ma non hanno più colpi da sparare. E quindi non poteva essere altrimenti. E appunto, uno, insieme alla Russia, uno dei, eh, dei luoghi simbolo della guerra di Karo non so, Riassunti, volevi dire qualcosa anche tu su questa domanda? Ah, sì, eh, semplicemente, appunto, sia la logistica, appunto, che era dalla parte dell'impero inglese in questo caso, poi soprattutto anche il fatto che la potenza industriale degli alleati, che va di pari passo con la logistica in queste guerre contemporanee, queste guerre industriali, come dire... Il, il livello retrospettivo fanno appunto pensare che forse l'Asse o veramente poteva vincere una battaglia campale, ma nel lungo periodo, come di fatto, è stata la prima guerra mondiale. nel lungo periodo, la forza di attrito degli alleati e, e sarebbe stata sì. fondamentale. Anche perché poi, appunto, vince una battaglia campale, ma prima dell'altro la deve accettare. <ride> perché dice, eh, non, eh, non voglio combattere, mi tiro via. E poi appunto con la Russia, lì c'è il vero problema che la Russia non... cosa fa? Gli occupi il territorio, ma le, cioè devi spingerti per ammettere di chi lo avanti prima di incontrare. Puoi sperare di colpire forte quello che ti manderò addosso. No, certo, comunque la battaglia non è più la guerra di Napoleone, devi fare fuori tutto l'esercito. Sono talmente tanti gli eserciti che lanci oh, una bomba atomica. Ma devi far fuori tutto l'esercito in un unico punto. Eh, no, no, paradossalmente anzi, anche la, guerra, la bomba atomica fa anche di meno. Sì, quello che per dire è che la, la guerra adesso contemporanea è appunto una guerra di mezzi di marcia. Mi è una guerra di attrito, okay. mi senti? Sì, no, io zag... o è una capacità di... Sì, 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 assolutamente. O è la capacità di... Pronto? Sì, sì, io ti Senti. sento. Sper, metto anche l'audio, meno il video mi vedi. Sì, sì, so, ti... scusami. Sì, si tratta di distruggere la volontà dell'avversario. Prima gli eserciti, poi la capacità produttiva. O viceversa. E la volontà avversaria. Bene e nulla, poi qua vabbè, ho messo questo pezzo di artiglieria usato spesso oh, da Rommel se non ero... usato dall'antiaereo ma usato anche in modo sapiente dallo stesso Rommel oh, sì. non ti sento gli oh, 88 l 85 90, 90 93 mm forse c'era anche dei, dei vari eserciti sono cannoni che avendo un'alta velocità alla volata, quindi sparano. sono pensati per sparare in cielo quando spari in terra e sono pensati per essere relativi, abbastanza precisi quando spari su carri, bersagli più lenti e più deboli, eh, fanno, tendono a sfasciare tutto, mettiamola così. Se poi fai un monozionamento apposta, l'88 sapeva essere molto devastante, questo sicuramente. E poi dovevi avere buoni artiglieri, guarda se. Ok, e nulla. Poi le prossime live, semplicemente si parla un attimo dei carmati moderni. Sostanzialmente la morale di questa live era che il carmato non è l'arma definitiva, come abbiamo visto, non è stato nella prima, per la sua incapacità di se vuoi, mettiti pure anche la telecamera. Che tanto adesso stiamo andando a concludere. Il carmato non è stata l'arma definitiva. né Nella prima guerra mondiale no. che non si sapeva l'utilizzo. Si è capito, alla fine, nella seconda guerra mondiale. Come abbiamo visto, cioè, la campagna di Polonia, la campagna di Francia, eh, è stato un insieme di fattori, ecco, non è che la Germania ha vinto perché aveva un car armato, perché il car armato c'erano anche polacchi e francesi, è stata molto più complicata. E la La Main, appunto, è questa battaglia sia di car armati ma anche di non, è molto più complicata, per dire, appunto, la, prima, la Seconda Guerra Mondiale eh, metti insieme delle nuove armi, che sono l'aviazione, che sono... Che sono appunto il car armato, l'artiglieria, la i nuovi mezzi di comunicazione. Cioè, eh, è, una, è una guerra molto più complessa rispetto che la prima guerra mondiale, sta un po' a metà fra la, la guerra dell'Ottocento e la guerra del futuro del Novecento. La seconda guerra mondiale è tipicamente una, una guerra eh, moderna, una guerra industriale. E niente qui erano degli esempi. Qui è una battaglia un po', una guerra un po' strana, quella del la guerra del golfo, prima, la prima guerra del golfo, dove, ma anche lì, a mio avviso, a livello industriale, enormemente, su due piani diversi, se, eh, secondo la guerra mondiale, vero o male, c'era una sorta di equilibrio tra le due potenze. Qui, correggimi se sbaglio, gli americani forse avevano l'Abrams, gli iracheni avevano il T-72 eh, dell'Unione Sovietica, cioè robe fuori dal mondo. Quindi questo anche... Si spiega la grande vittoria. Poi niente. Era una carrellata poi dell'evoluzione del cargo. Sono T72, siamo se non ero anni 70 o 60 comunque dell'Unione Sovietica. Sì. Eh, tra... I che si vedono anche adesso in Ucraina, tra l'altro, sì, sì, perché eh, poi, vabbè, parte... oh, raga, eh, il, loro, il loro lavoro di per sé, lo sanno, non lo sanno fare come quelli nuovi, però è un, è un coso, è un grosso coso corazzato con un cannone. Quindi, se te lo trovi davanti, devi farti culo so, sì. Non è che. Certo, eh? cioè, il mare te lo fa, fa male, eh, cioè, esatto, non è che se è vecchio eh. fa meno male. Poi sì, Ci sono altri esempi che dovevamo vedere, io avrei messo forse anche, mi è, dopo. mi è venuto oggi perché mi è capitato di vedere, ascoltare la canzone Counter Strike dei Sabaton, volendo anche la guerra dei sei giorni si può inserire certo. in questo contesto di guerra lampo con utilizzo massiccio di aviazione e carri armati, però... Io direi davvero da questo punto di vista, su queste cose dobbiamo aspettare. Peter, che ne sa. Certo, certo era eh, di, giusto... A cannonate, direi. non palate più di È certo. <ride> giusto una carrellata. Comunque, interessante se pensiamo al T72, eh, sviluppato negli anni 60 e 70, adesso, comunque, la continua evoluzione. Oggi si vede come quella guerra è ancora più tecnologica, ancora più dispendiosa e costa ancora di più fino appunto alla seconda guerra mondiale o questi anni sono pezzi di metallo adesso sono, costano molto di più l'enorme costo della guerra l'enorme anche sforzo di una società per mettere insieme e quanto poco possa costare qui anche la domanda è come sarà se in futuro ci sarà una guerra di massa come la seconda guerra mondiale come fanno gli, gli stati ad, ad armare con tutte queste armi che sono così care una massa di popolazione così. Sono, sono sfide, diciamo, adesso il, quello che si pensa, esercito professionale, munito di eh, grande tecnologia contro un esercito di massa che ovviamente qual è lo Stato che può permettersi in un momento anche di crisi, perché parliamoci chiaro, cioè l'Occidente eh, non è ai tempi d'oro come era all'inizio del Novecento, dove si è permesso e si è anche dissanguato a fare una grande guerra mondiale, e poi una seconda. Sono cose che fanno... Riflettere. E anche dire che c'è sempre l'altra soluzione, che è quella inizialmente a cui puntava Hitler, che strategicamente non è stupida, è quella che permette rivoluz alla rivoluzione francese di vincere in un contesto di per sé si simile, e anche sulla della lotta tra carri armati e dopoguerra, sì, assolutamente, anche se gli occhi, pur già i carri armati, appunto, ne be beccano secche perché. Ad ogni, come dice Metal a ogni azione corrisponde una reazione, neanche l'aviazione volendo l'arma definitiva, e negli occhi pur alcune colonne corazzate israeliane vengono seccamente colpite, mettiamola così. Eh, la soluzione volendo, eh, eh, anche se bisogna vedere, è difficile, eh, volendo la guerra alimenta se stessa. problema che in una società come la nostra... Eh, oh, guarda, un, un arghetino. Allora, possiamo dire che la rieta avrà tutti i suoi difetti, ma rispetto a un M13, fa già più una sua figura. Eh? Così, se questo sembra un carro Se lo guardi, puoi scambiarlo per un carro armato vero. Poi ci vai a vedere le magagne che ha dentro un po' di meno. Però mm. è già sicuramente un passo in avanti. Eh, sì, è molto, decisamente complicato. Diciamo che da questo punto di vista, Peter eh, potrebbe so che direbbe questa cosa simile, ovvero sia, il carro armato. È ancora lì, non è l'arma definitiva, ma un'arma indispensabile, specie in certi luoghi. Ovviamente, se io devo andare a prendermi, eh, che ne so, eh, Grenoble forse non è il massimo, però si potrebbe vedere. E quindi, appunto, la logica è che non esiste l'arma definitiva, esistono sistemi d'arma e di coordinazione fra i vari reparti. Eh, il caro armato l'hanno da sempre dato per morto ma è ancora lì e lo usano ancora tutti e quindi vuol dire che eh, è qualcosa che eh, finché non si trova una soluzione migliore ancora è ancora utile Tutto lì. Poi forse Vabbè, se fosse una farlo, è farlo. una delle tante carte che oggi un mm. Uno stratego ha nel suo mazzo, cioè vabbè, la fanteria, c'è sempre. C'è cioè, l'aviazione che è armato, ci sono anche i missilistica. Cioè, ci sono tutte queste varie carte che giocate, combinate nei vari momenti possono servire per, per l'obiettivo. Ecco, non c'è l'arma definitiva, ma sono tutte possibili carte che uno può giocare. Un po' come se, se vogliamo, nella guerra napoleonica, cioè la fanteria so, cavalleria e artiglieria. A seconda dell'occasione, a seconda del tuo obiettivo, usavi uno o usavi l'altra. Cioè, solo che è più complicato, e... estremamente più distruttivo, più a lungo raggio è molto più di queste cose che rendono complicato e molto più costoso. Certo, anche se oddio, dal punto di vista umano, in realtà lo è molto meno. C'è cioè, questo paradosso, volendo che noi specie occidentali abbiamo orrore del massacro umano eppure queste guerre che pure fanno un sacco di morti eh, i nostri persino i nostri nonni avrebbero detto ma che è tutto qui cioè, eh, avete bloccato un'offensiva per eh, 2000 morti ma state scherzando vero che è un paradosso quindi da, abbiamo un, co un costo economico superiore, estremamente superiore, un costo in vite umane che se non è inferiore è, è ancora paragonabile a quello che c'era una volta. Eh, ragazzi, certo. cioè, quando, quando si dice che davvero i nostri si sono potuti ammazzare a centinaia di migliaia in un paese che era grande la metà di quello che è adesso, ma oggi, oggi non sarebbe... Cred... Oddio, non so se augurarmelo, ma sono abbastanza convinto che si... il paese non, c... non sopporterebbe mai una roba del genere. Bisognerebbe, a meno che non si faccia un altro lavaggio del cervello, ovvero questo paese il lavaggio del cervello lo fa, ogni, ogni tot glielo rifai, quindi non si può mai sapere. D'altro canto, ecco una paradosso della guerra del Golfo: ultimo se, se mi permetti, poi chiudiamo, beh, è la faccenda che gli americani sono entrati in guerra e non hanno fatto il Vietnam. Il Vietnam loro l'hanno perso per il ehm, per fronte interno, fondamentalmente, di sì, livello 15 anni eh, il Vietnam, cioè è stata una guerra. Non ti sento. Non ti sento. Noto via l'audio. Ok, vai. Um, è vero, però, le perdite americane non erano niente in confronto a con quelle vietnamite, sia in proporzione sia in numero assoluto. E quindi è collassato il fronte interno. Un, di fronte a una politica che invece riesce a reggere bene, cioè in, in Afghanistan comunque sono durati vent'anni prima di fare anche lo stesso macello. Eh, la guerra eh, c'è il grosso esempio che è la sconfitta in Somalia dove gli americani si arrendono di fronte a degli straccioni e questo non viene accettato in gran parte di, eh, per aver perso 20 uomini, che ha dato anche un segnale in molti casi a, alla debolezza, molti temevano che adesso un segnale di debolezza agli, ai nemici dell'America per usare uno slang loro. D'altro canto invece la guerra del golfo è stata eh, utilizzata la propaganda in maniera ottima, Saddam Hussein è stato dipinto eh, come, un, come un nemico, anche come un macellaio, forse più di quanto non fosse in generale, Beh, abbiamo la seconda guerra del golfo che ancora di più, eh, però gli, gli americani sono partiti a armi e bagagli e hanno vinto una guerra contro quello che addirittura si diceva essere il quarto esercito del mondo, manco per il cavolo, siamo sinceri. Però, eh, però lì la propaganda ha fatto un buon lavoro. Il fronte interno è stato molto più rapido, sicuramente. Ma anche è stata capacità tattica, strategica, logistica, operativa, ma anche capacità di tenuta del fronte interno, di preparazione di una guerra. Dieci anni di Reagan hanno, hanno contribuito. Piatti. Ecco, eh, da quel punto di vista, sì, eh, uno può dire quello che vuole di Reagan. Ma eh, Reagan ha intanto abbattuto l'Unione Sovietica con la sua politica. Uh, strategica se possiamo dire così e poi ha messo gli Stati Uniti in condizione di dire sti cavoli abbiamo perso in Vietnam ma noi siamo ancora quelli più potenti anzi adesso questa potenza la usiamo ai nostri interessi ai nostri fini da questo punto di vista Reagan ha ridato all'America si può dire quasi non... la sua forza no perché la, la forza dell'America è indipendente ma la fiducia eh, la fiducia nella propria forza nei propri mezzi nel bene e nel male, poi chiaramente. Poi questa cosa, non tanto a Reagan, ma a Bush, è un po' Obama, è forse un po' sfuggita di vado. Hanno un po' esagerato, però, eh, quello è un altro paio di mani. Va bene, ti ringrazio, è stata veramente una piacevolissima che ha chiarato come sempre, grazie per ah, io ringrazio stato... te per l'ospitalità tra l'altro <ride> e anche per, per avere aver sopportato un paio di proloqui che ho fatto Ma no, è no, stato, stato, stato veramente fatto. piacevolissimo, sento proprio nel dettaglio, mi ha chiarito un sacco di sia a me ma penso anche a tutti quanti quelli che vedranno questa live queste considerazioni che a mio avviso ci tenevo a farla perché meritava approfondire sia appunto tattiche e strategie ma anche Capire bene cos'è il, il carro armato e andare un po' anche oltre i luoghi comuni, della, soprattutto della seconda guerra mondiale, dove si pensa arrivano i tedeschi con i Panzer vincono e gli altri solo con i cavalli, ma in realtà è sempre più complessa di quanto si pensa in prima battuta. E poi andavano anche... i cavalli, tra l'altro, una cosa che sì. non si dice mai, ma metà dell'esercito tedesco andava con le gambe dei soldati e con le gambe dei cavalli, ancora <ride> nel 44. Scusami. No, no, niente, sì, perché poi bene. in realtà ci sarebbe da parlare per, per decine di ore di queste cose. Non ci organizziamo per una prossima live? Allora, no, più che altro mi dispiace tanto per Peter, perché lui in realtà è quello che dà il non plus ultra. Beh, ma la faremo non, uh, ha dato il nostro contributo, poi, alla fine è andato, ci mancava la parte di Russia e tutto. Però il bene o male, il nocciolo era questo, anche lui quel che ci teneva a dire: che di fatto, che l'armato è un sistema d'arma, non è l'arma definitiva, non è, stato, non, non è mai stata. Eh, oggi è una delle tante carte che c'è nel mazzo e eh, continua a essere, continua a gare su, perché ovvio non puoi usarlo sempre, devi sapere quali sono i suoi limiti, come tutti, sì, esatto. Ricordiamo bene. sempre che non abbiamo usato 3000 metri i nostri carri un paio di volte <ride> bravi, bravissimi. <ride> Va bene, in Albania, giusto? Che volevamo portare, no? In no anche, in, anche lì, ma all'inizio della campagna di Francia abbiamo spedito degli L3 a tentare di forzare non mi ricordo quale passo. Quindi tu devi immaginarti la montagna da un lato, dall'altro è vuoto, stradina di, stradina di montagna di 5 metri carro in mezzo, ovviamente i francesi hanno sparato al primo, hanno sparato all'ultimo e dopo gli altri erano fottuti <ride> fuori dai denti eh, capita mm. 2000 metri, Moncenisio ci dicono 2000 è Moncenisio, sì Era il, è il Moncenisio. non lo sapevo, che adesso me lo vado a visitare visto che è stata. io sono di Torino quindi è a due, due passi diciamo non lo sapevo questa cosa sicuramente sarà molto più caldo <ride> Sì, gran, gran magari c'è qualcosa Io ho visto sì. cos'è... Oh, e se era tardi sono fudo, ho visto una, una fortezza che è stata distrutta all'inizio della seconda guerra mondiale. Eh, lo Shaberton. Lo Shaberton esattamente. Che quello era... Sì, però lì appunto era una fortezza alpina dove semplicemente i cannoni avversari sparavano più lontano del nostri. Esatto, era un obice di montagna francese, era nascosto da dietro uno solo bombardato tutto, è eh. molto bella anche come visita lunga, sì, sì. cioè, non troppo, però ci mette un po' a salire, però merita. Ma, ma anche cosa... i se non sbaglio, dello sciabre... allo Chabreton molto spesso. Ah sì, questo no, alla ba... all sietta sì, ma lì siamo... Sci... No, senso, mi ricordavo sento. che alcuni anni fa c'era anche lo sciabretò. ho visto che tu hai fatto <ride> il revocatore, ha Sì, ma siamo siamo certi, bello. qui andiamo veramente... <ride> <ride> topic. No, eh, quello è stato... Eh, vabbè, però oh, ha fatto una bella cosa, molto bello Grazie. Nel senso seguitelo su Instagram che tanto trovate. Ah, sì. C'è anche nei miei short ho caricato anche dei sorti di battaglie, se volete. Sì, di ricostruzione è molto bella quella. Sì. Bel Va bene. Allora ti ringrazio, se volete seguite Terra, Taurina e Furor per la rievocazione dell'età del ferro dei Celti. Così abbiamo fatto anche questo omaggio e saluto. Siamo in due. Gran... Che se lo siamo in due, scusami. 800 Bunker e Moncenisio. Siamo i due di Torino, della zona? Vabbè, scrivono nei commenti o mandami un'email così ci organizziamo. In ogni caso, grazie, Zac, per tutto quanto, come sempre. Vi invito a seguire i suoi fantastici video sul suo canale. Alla prossima, e grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, allora.